Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Sveglia Trieste, lunedì 12 dicembre, pronti per la rassegna stampa, la pagina meteo subito fra qualche istante. Prima vi annuncio gli ospiti di questa mattina, dalle 7:30 alle 9, la consigliera di Fratelli d'Italia in comune Caterina De Gavardo, dalle 9 alle 10 Roberto Giurastante, presidente del Movimento Trieste Libera. Andiamo a leggere la pagina meteo sulla regione. Affluiscono correnti più fredde da nord che da oggi saranno secche e molto fredde ad alta quota. Questa situazione favorirà anche un marcato raffreddamento notturno al suolo, meno vicino al mare. Per oggi prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, di notte al mattino possibilità di intense brinate o ghiaccio al suolo, ad eccezione della fascia di costa. Sui monti la temperatura potrà scendere anche al di sotto dei meno 10 gradi sulle aree innevate. Ad alta quota farà molto freddo anche di giorno. Le temperature minime sulla costa 0,2 gradi, massime 4-7 gradi centigradi. Per domani la situazione indica prevalenza di cielo poco nuvoloso e freddo di notte, e proprio di notte al mattino la possibilità di intense brinate in pianura. Sui monti la temperatura potrà scendere nuovamente al di sotto dei meno 10 gradi, soprattutto nelle zone innevate. Ad alta quota farà molto freddo anche di giorno, sulla costa soffierà bora moderata e piuttosto fredda, quindi domani previsto il ritorno della bora con forza moderata ma molto fredda. Le temperature per domani 0,2 gradi le minime, 4-7 gradi le temperature massime. La prima pagina del Piccolo cosa racconta quest'oggi? Contagi Covid, sale l'allerta, pronta la terapia intensiva, tornata in funzione per una notte e poi richiusa, tempi delle operazioni a rischio. Questo è il titolo in evidenza, così come purtroppo in evidenza c'è la notizia del decesso di queste due persone che vedete in fotografia. Addio al geometra generoso e alla commessa delle torri a causa di un incidente stradale. Due motociclisti triestini hanno perso la vita ieri in un terribile incidente che ha coinvolto anche un'auto, accaduto sulla strada napoleonica nel comune di Talmassons. La dinamica ancora non è stata chiarita, le vittime sono Marina Marzi, classe 1984, e Tommaso Pitacco, del 1972, che vediamo assieme in questa fotografia al centro del Piccolo di oggi. Nel taglio alto la rivolta in Iran, Teheran, dal campo al patibolo, pena di morte per l'ex calciatore. Sui Balcani, alta tensione in Kosovo, restano i blocchi stradali dei serbi. Dal governo la manovra, il pressing di Forza Italia sulle pensioni, post e riforme, l'Unione Europea inflessibile, in foto Giorgia Meloni. L'inserto di oggi con il Piccolo, bonus, imposte e tassi dei mutui, guida ai rincari del pianeta casa. Sulla questione invece dei soldi dal Qatar, il sindacalista Visentini in libertà condizionata, e poi prima neve sul Carso, spargisale in azione da Monrupino a Duino Aurisina. Le storie di Natale, Magris, le magie dello zio favoloso, invece chef Klugman, e le patate arroste, qui negli articoli di pagina 14 e 15. Nelle prime pagine la manovra, pressing di Forza Italia sulle pensioni, Gentiloni dice post e riforme, l'Unione Europea su questi argomenti è inflessibile, gli emendamenti scesi a 450, resta il taglio della 18 app, da giovedì si va in aula, CGIL e UIL in piazza in tutta Italia. Questo è il titolo della pagina. Minime a 600 euro per gli over 75, bonus ai 18enni, così non votiamo. Il faro dell'Europa sulla conferenza, governo verso il decretone salva PNRR, nella pagina, nella medesima pagina anche il sottosegretario Fazzolari, mai pensato che Palazzo Koch non sia autonomo. Visco respinge le accuse del governo per le critiche sui contanti del POS. Banca d'Italia è un'istituzione indipendente al servizio del Paese. Ora vedremo anche i titoli della prima pagina di Repubblica, che proprio sui temi legati al governo e alla manovra, quelle che sono le decisioni politiche e non solo, si occupa nelle prime righe delle sue pagine. E infatti la scure di Meloni, piani del governo, al Parlamento dell'Unione Europea, altri quattro italiani
nel mirino per il Qatar Gate. Palazzo Chigi vuole azzerare le strutture designate da Draghi che non hanno rispettato i tempi del Recovery Fund. Lo studio, spesi solo 15 miliardi, l'impatto sul PIL rischia di essere limitato, con Gentiloni che dice correzioni possibili, però devono essere rapide. Il futuro è già in ritardo, scrive Ezio Mauro, l'Italian Connection di Bruxelles, l'inchiesta di Foschini e Tito. Nel taglio centrale, nella pagina centrale della Repubblica, c'è spazio a quella che è stata un massacro ieri, tre donne uccise, shock a Roma, strage alla riunione di condominio, siete l'inferno, il killer aveva preso la pistola in un poligono di tiro, è entrato in questo circolo dove si stava svolgendo un'assemblea condominiale, ha sparato ad altezza uomo colpendo a morte tre donne. Come fermare il contagio dell'odio, il commento di Giancarlo De Cataldo. Qui due vittime, Elisabetta Silenzi, 55 anni, Nicoletta Golisano, 50enne, che sono morte a causa dei colpi di pistola di quest'uomo. Ridottosi a uno stato di solidarietà che è negazione della vita e della socialità. L'ex commerciante 57enne Claudio Campiti faceva processi ed emetteva sentenze nello scantinato senza bagno di una casa mai costruita. La morte accidentale di suo figlio Romano, sbattuto con lo slittino contro un albero sulle Dolomiti nel 2012, col tempo lo ha reso accusatore e giudice di ciò che lo circonda. Queste le prime righe di Fabio Tonacci nell'articolo che poi racconta questo shock a Roma con gli spari all'interno di un circolo mentre si teneva una riunione di condominio. Con altri argomenti passiamo a Milano-Teheran, le voci della rivolta che sfidano il regime. Gli immigrati fanno meno paura, meno notizia, scrive Ivo Diamanti. Ecco perché difendo Lady Soumahoro, invece, con Città De Gregorio, in questo articolo, la vignetta di Alta nel partito va smontato e rimontato, e il foglietto con le istruzioni, si domanda un altro operaio, segreteria del Partito Democratico, i nodi risolti, scrive Luca Ricolfi, e nelle prime pagine della Repubblica, strage alla riunione di condominio, ammazzo tutti, tre le donne uccise, sparatori a Roma, l'eroe che lo ha bloccato, e il prossimo sarei stato io, mi sono lanciato su di lui per disperazione, la pistola rubata a un poligono di tiro, la Premier Meloni piange una delle vittime, era una mia amica, non si può morire così. E qui vediamo proprio Meloni con una delle vittime in una foto, era una conoscente. Nel villaggio delle liti infinite lui accusava i vicini di abusi e loro non paga mai le quote. Una manciata di villette vista lago e una casa mai finita, ovvero quella del killer, racconta la Repubblica oggi. Poi sulle questioni del governo, PNRR, regioni e comuni, rivolta sui costi ignorati dal governo, gli obiettivi del PNRR, target mancati, Meloni cambia i tecnici del piano, poi il clima è cambiato, gli immigrati non fanno più paura, il tema dell'accoglienza sul totale delle notizie sull'immigrazione con quelle che sono le coperture mediatiche, il tema dell'accoglienza nei telegiornali di prima serata, Rai, Mediaset e La 7 e sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani, Avvenire, Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano, Il Giornale, La Repubblica, La Stampa, sul complessivo delle notizie dedicate all'immigrazione in percentuale dal 1 gennaio 2015 al 31 ottobre del 2022. Solo il 7% ritiene l'immigrazione un'emergenza, prevalgono altri timori, ovvero il lavoro e il Covid, che soprattutto nei due anni in oggetto, 2020-2021, hanno occupato e non poco le pagine della stampa, sia cartacea che televisiva, che radiofonica, che web. Liti in maggioranza sulle pensioni minime, manovra in alto mare, Gentiloni avverte sul post, non si torna indietro, Forza Italia insiste sugli aumenti, il nodo del bonus ai diciottenni. Questi i principali titoli di Repubblica, Berlusconi striglia i suoi ministri, dovete farvi valere di più, pranzo natalizio ad Arcore. Commissione d'inchiesta su Mani Pulite, Forza Italia riapre lo scontro dopo 20 anni. Presentato un DDL in cui si cita un'intervista di Di Pietro, ho fatto una politica sulla paura delle manette. Torniamo all'interno del piccolo. Bruxelles, lo scandalo si allarga, tangenti dal Qatar, convalidati 4 arresti, sarebbero per ora 5 gli europarlamentari indagati. Il sindacalista Visentini rilasciato, ma la libertà resta condizionata. La posizione dell'ex segretario della UIL regionale del Friuli Venezia Giulia si alleggerisce rispetto agli altri 4 che sono posti in arresto.
La pagina sanitaria regionale a Trieste preoccupano i contagi, pronta la terapia intensiva Covid. Il 12° piano di Catinara è tornato in funzione una notte, ma poi è stato richiuso. Se i ricoveri crescono, dovremo riattivare la terapia intensiva di Catinara. Riportare in attività il reparto significa spostare medici e infermieri dalle sale chirurgiche. In termini percentuali, la nostra regione è seconda in Italia dopo la Liguria per presenze di pazienti positivi. Queste le parole dei sanitari al lavoro che hanno dunque spiegato la situazione in questo momento. Blue Economy Sostenibile è il convegno di Mare FVG, 2 giorni di confronto fra Trieste e Ronchi dei Legionari. Un giorno di ordinaria follia riporta la strage di Roma, quanto accaduto, abbiamo visto anche poco fa, dalle pagine di Repubblica. Iran, dal campo al patibolo, emessa la condanna a morte per l'ex calciatore Amir Nasr Azdani, rischia l'impiccagione assieme all'attore teatrale Hossein Mohammadi. Sono 11 le esecuzioni capitali confermate dalla magistratura. La Bosnia rafforza i controlli alle frontiere dopo le richieste dell'Unione Europea. Così Sarajevo risponde a uno dei principali interrogativi dell'Europa per sostenere lo status di paese in via di adesione. Varato il piano quinquennale, dal 2018 sono entrati nel paese più di 95.000 rifugiati accolti nel cantone di Una Sana. Poi nel Kosovo del Nord i serbi non scendono dalle barricate, Borrell dice sgombero, altissima la tensione nell'area con posti di confine bloccati e scontri a fuoco con gli agenti di Pristina. Una bomba carta contro Eulex. Qui vediamo un agente di polizia del Kosovo in assetto antisommossa. Papà tornava da New York con giocattoli meravigliosi, a Trieste li avevo solo io. Per Paolo Condò sarà il primo 25 dicembre senza il genitore. L'intervista al giornalista triestino Paolo Condò, giornalista sportivo, crescendo capì che il mio privilegio non stava nei pacchetti, ma nella possibilità di scoprire cose nuove, si racconta in questo articolo proprio Paolo Condò sul Natale. Patate arrostite all'inglese, ogni volta si faceva a gara chi ne mangiava di più, la chef triestina Antonia Klugman e le tavole di un tempo. Nelle storie di Natale, aromi, luci, presnitz e quel dono di nonna caduto nel caminetto da Grambassi a Barcellona. Da Oleotto a Bacchi, gli aneddoti e i ricordi dei volti noti della cultura e dello sport in Friuli Venezia Giulia, raccolti da Francesco Codagnone in questo articolo. Quei pacchetti in volo grazie ai 1.000 fili invisibili di Nello, lo zio favoloso, lo scrittore Magris, è il mago della mia infanzia, parla anche lui in termini di ricordo e di nostalgia. È da sempre la tournée più pericolosa per me, ma quest'anno zero rischi, dice Paolo Rossi, attore comico monfalconese, la divertente maratona di Rossi, tre pranzi in tre famiglie. A pagina della cronaca, la tragedia con lo scontro auto-moto e la morte di due triestini. Le vittime sono Tommaso Pitacco del 1972, Marina Marzi del 1984, erano in sella alla due ruote. L'incidente è avvenuto a Talmassonso. Vediamo i dettagli nel servizio. Morti dopo aver perso il controllo della motocicletta ed essere finiti sotto le ruote di una macchina che giungeva dal lato opposto. I due centauri triestini, Tommaso Pitacco, 50 anni, e una donna di 38, Marina Marzi, non ce l'hanno fatta. Troppo gravi le ferite riportate. È successo sulla strada regionale napoleonica all'incrocio con Via Pozzecco nel comune di Talmasson. Forse perché pioveva, forse per l'asfalto bagnato, stando alle ricostruzioni, il conducente della moto, una Harley Davidson, ha perso il controllo del mezzo e sarebbe scivolato a gran velocità sull'asfalto. La moto, invadendo la carreggiata opposta, è poi finita sotto le ruote della Lancia Y condotta da una donna di 54 anni, residente a Lestizza. L'impatto è stato fatale. Dopo l'allarme lanciato al 112, sul posto è arrivata l'ambulanza e l'elicottero. I medici hanno subito constatato il decesso del centauro cinquantenne. I soccorritori poi hanno iniziato le operazioni di rianimazione nei confronti della donna di 38 anni. Le condizioni erano gravissime e i medici hanno fatto di tutto per recuperare una situazione disperata. Purtroppo, anche in questo caso, dopo diversi tentativi, è stato constatato il decesso della donna. Sul posto erano presenti anche i vigili del fuoco di Codroipo e i carabinieri di La Tisana per i rilievi del caso. La 54enne a bordo della Lancia Y non ha subito ferite ed è stata trovata in stato di shock. Piccolo ricorda le due persone, il geometra generoso, appassionato di basket e la commessa prossima al rinnovo
al negozio alle Torri dalla sorella di Tommy le parole: si travestiva da San Nicolò per far ridere i bimbi. Dalla responsabile di Pittarello, sul ricordo della donna scomparsa, una ragazza disponibile e in gamba. Stavano assieme da un paio d'anni, uniti anche dall'amore per le motociclette. Lui era molto noto nell'ambiente dei biker, dei motociclisti, amanti delle due ruote. Un altro incidente, vettura sbanda e si ribalta, feriti padre, madre e figlioletta sul raccordo all'altezza di Duino. Tre persone, due adulti e una minore, sono rimaste ferite nel primo pomeriggio in seguito a un incidente stradale che si è verificato lungo il raccordo autostradale 13 in località Duino, direzione Lisert. Per cause ancora al vaglio della polizia stradale, il conducente della vettura ha perso il controllo del mezzo e il veicolo si è ribaltato su un fianco. Fortunatamente non sono stati coinvolti altri mezzi. Ancora cronaca, l'indagine sul fatto di via Battera all'accoltellamento di Ponziana. Oggi l'arrestata si presenterà davanti al giudice delle indagini preliminari, la 54enne serba che venerdì sera ha colpito con un fendente alla gola il marito, sarà interrogata in cella sullo sfondo i presunti maltrattamenti subiti dalla donna. Facciamo il punto di questo episodio che ha avuto luogo venerdì sera con il servizio che ieri ha riepilogato Gianluca Paladin, facendo il punto su questa vicenda. Verrà interrogata domani alle 9 durante l'udienza per la convalida dell'arresto Suzanna Stamenkovic, la donna che venerdì sera ha accoltellato alla gola il marito Dragan nel loro appartamento di via Battera 28. Il giudice per le indagini preliminari è Marco Casavecchia e la 54enne è assistita dall'avvocato Andrea Cavazzini. Domani verrà decisa la misura cautelare da applicare alla donna che al momento si trova al carcere del Coroneo. Il titolare dell'indagine, il pubblico ministero Federico Frezza, ha aperto un fascicolo per omicidio o in alternativa lesioni personali aggravate. Ma con tutta probabilità nei prossimi giorni verrà disposta una perizia medico-legale in fase di indagini dal giudice o dal PM stesso. Il tema è cos'è successo dopo le 19 di venerdì scorso. La donna ha accoltellato il marito al culmine di una lite, difficile visto che l'uomo a quanto pare in quel momento stava riposando a letto. Oppure c'è sotto una storia di litigi continui e forse maltrattamenti che potrebbero aver indotto la 54enne esasperata a vendicarsi sul marito. Sono tante le domande sull'ennesimo episodio di cronaca che vede protagonista il rione di Ponziana e soprattutto la stessa via Battera. Poco più di un mese fa la zona era comparsa all'attenzione delle cronache cittadine per il rapinatore seriale di origine siciliana, poi arrestato, che aveva seminato il panico tra i residenti con aggressioni e rapine. Sull'episodio di venerdì sera, invece, bisognerà capire fino in fondo non solo le cause dell'accoltellamento, ma anche le dinamiche dei fatti. La donna ha utilizzato il coltello per colpire il marito alla gola, vicino all'orecchio. L'arma però è stata trovata all'esterno dello stabile, forse lasciata a terra dallo stesso sessantenne dopo aver strappato la lama dalla mano della moglie, oppure il coltello lo ha lanciato via lei, come per allontanare il simbolo materiale di ciò che era appena successo. In questo momento la vittima dell'accoltellamento, Dragan Stamenkovic, si trova ancora in ospedale a Cattinara, dopo essere stato ricoverato venerdì sera e operato la notte stessa. Il sessantenne non è in pericolo di vita. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della polizia locale per capire quale inizio di settimana andiamo incontro. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli spettatori. Buongiorno De Grassi, cosa ci racconta? Ma diciamo, per quanto riguarda la nottata, la serata di ieri, abbiamo avuto per esempio una fuoriuscita autonoma in GVT di un'autovettura fatta tutto da sola. Per fortuna niente di drammatico come lesioni, almeno sembra, un testacoda in uscita al Molio Settimo, è stata chiusa l'arteria, la GVT, ripeto, nel tratto tra Servoli e Molio Settimo per circa un'ora. L'incidente è successo alle 22 più o meno. Come forse avrete parlato nel vostro notiziario, avevamo un po' di allerta meteo per causa neve che per fortuna, almeno per quanto riguarda il territorio comunale, non ha attecchito, pur se scendeva copiosamente. Per fortuna la saliatura, anche questa ha aiutato molto, della Cegas, le arterie principali vengono sempre battute dagli spargisali, soprattutto per quanto riguarda le strade adiacenti agli ospedali. Mi sento di
di spezzare una lancia, diciamo, di fare una richiesta a tutti i cittadini, in quanto è un fattispecie che ci capita un po' troppo spesso, di Sara, attenzione a non lasciare le macchine davanti ai cassonetti dell'altezza urbana, perché lo svuotamento avviene spesso in ore serali o notturne e poi ci tocca rimuovere i veicoli in divieto. Per quanto riguarda la giornata odierna, mi segnalano per lavori da via San Vito, che sarà chiusa dalle 8 alle 19, all'altezza civico 8, e ci sono anche dei divieti di sosta, c'è uno scavo urgente a Cegas, e ci sono dei doppi sensi di circolazione in zona rispetto alla viabilità ordinaria. Per il momento, chiedo scusa, non abbiamo particolari interventi in atto, il traffico è scarso, la giornata si dovrebbe presentare buona dal punto di vista meteo, perciò vi rimando eventualmente, se ci fosse qualcosa di interessante vi avviseremo. Bene, grazie al commissario De Grassi, buona giornata, buon lavoro a tutti. Grazie anche a voi, buona giornata. Noi andiamo avanti con la lettura delle notizie dal piccolo. Abbiamo visto prima l'accoltellamento di Ponziana con l'arrestata oggi davanti al GIP. Nella stessa pagina, niente REMS per Meran. La difesa dice ingerenze da sindacati e politica dopo lo stop al trasferimento ad Aurisina. Continua a far discutere la questione del ventilato trasferimento nella REMS di Aurisina di Alejandro Augusto Stefan Meran, 32enne che il 4 ottobre del 2019 uccise gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Denemenego nella questura di Trieste. Mentre l'arrivo di Meran nella residenza sul Carso sembra sfumato, dopo che la struttura nei giorni scorsi ha raggiunto il limite massimo di ospiti, gli avvocati difensori replicano con toni decisi al no al trasferimento espresso dalla CISL. Questo lo si apprende dall'articolo di oggi del Piccolo. La lettera di 186 colleghi si assumono 18 precari dei servizi educativi, la richiesta è inviata al Comune e alla Regione. Gianni, sindacalista della CISL, dice i lavoratori hanno i requisiti ma i tempi sono stretti, va recepita la norma nazionale. Dirigente della funzione pubblica della CISL, Gianni, dunque, chiede l'assunzione di 18 altri dipendenti, collaboratori. Eventi d'Ateneo dal doppio omaggio a Chamichan e Hack ai premi del club. Settimana particolarmente densa, dall'omaggio al padre dell'energia solare a quello alla Signora delle Stelle, ma anche la premiazione dei migliori progetti imprenditoriali degli studenti a cura del club e un aperitivo per raccontare le storie di successo di alcuni brillanti alunni e, come ogni anno, il classico concertone natalizio del coro. Queste le attività organizzate dall'Università di Trieste. Poi la cabinovia, variante per la cabinovia, il giro delle circoscrizioni si chiude con tre sì e con tre no. Non ha votato la quinta di circoscrizione, quindi sono piovute polemiche. Qui la foto del progetto Fuxas sulla stazione, futura stazione della cabinovia, e quindi tre sì e tre no vanno in perfetta parità le votazioni della variante per la cabinovia nelle sette circoscrizioni, tolta la quinta che non ha votato. Le altre sei si sono espresse. Le lezioni di storia ripartono da Gesù, il profeta che voleva cambiare il mondo. Il primo appuntamento del nuovo ciclo di incontri al Teatro Verdi, intitolato Ribelli, con il teologo Mancuso in cattedra. L'evento che ha visto sempre molta partecipazione da parte del pubblico del Verdi, chiaramente variegato nelle sua età e tutto il resto. Barbacan produce, chiude il 2022 con un bilancio da incorniciare. Ieri la pioggia ha condizionato l'ultima edizione, ma i numeri dell'annata restano ottimi. Le organizzatrici dicono mercatini sempre affollatissimi. Il meteo non ha aiutato quest'ultima edizione. C'è l'inserto, come abbiamo visto dalla prima pagina, la guida alle regole e i consigli sul pianeta casa, il nodo cessione del credito, dalle prime case alle residenze diverse, le nuove formule se il mutuo cambia pelle, la caccia al risparmio, la chiusura di balconi e terrazzi, domande e risposte su energia e gas in condominio con il rebus delle tariffe affrontate dall'inserto al centro del Piccolo. Poi prima neve sul Carso, spargisare in azione da Morupino a Duino, fiocchi di neve anche a Sgonico e Basovizza, nessun disagio, le previsioni di oggi, temperature sotto zero sull'altipiano. Come abbiamo sentito dalla polizia locale, nonostante la nevicata di questa notte, la neve non ha attecchito, non ci sono state situazioni
di difficoltà. Presepe di Nonna Bruna al laghetto di Percedo, l'inaugurazione con il coro, canti degli alpini e i saluti istituzionali per questa iniziativa. Una fessura pericolosa sulla Stella Mariana, Piazza Garibaldi, è segnalato da Giorgio Cecco. Il pranzo natalizio dell'AMS di Trieste. In questa foto di Rito, le tipiche malattie dell'inverno colpiscono anche gli animali, nella rubrica dedicata in questo caso alla salute degli animali da affezione e poi i piccoli amici che cercano casa, invece nella pagina, nel lato a sinistro della pagina di oggi sugli animali. Lo sport Trieste, un passo indietro, confusa e senza mordente, perde ancora Valmaura. Quinta sconfitta casalinga del campionato contro l'Happy Casa Brindisi. Il risultato 66-83 per gli ospiti, poca pressione difensiva e il 31% nel tiro dal campo. Poi nella ripresa il crollo. Ieri dunque la Pallacanestro Trieste ha perso in casa contro Brindisi. Qui alcune delle immagini della gara di ieri. E poi le parole anche di coach Legovic e le pagelle, Packer e Lever irriconoscibili, stavolta fa flop anche Bartley che invece in questa prima parte di campionato aveva fatto vedere sempre segnali positivi e di crescita. Legovic fallito l'esame di maturità, troppi sbagli, l'autocritica anche di Ruzier per il dopogara della Pallacanestro Trieste. Le altre partite, Scafati, colpo in trasferta, spese della Virtus Bologna. Oggi nella Sala Luttazzi, un coach come padre, il docufilm di Finazzeri Flori su Gamba. Invece la Serie C, la Triestina perde ancora, San Giuliano fa un colpo da KO, Unione sempre più in ginocchio, poca intensità e un solo tiro in porta degli alabardati trafitti nel primo tempo, annullato un gol a Di Gennaro, Rosso a Sabbione, altra sconfitta per la Triestina, vediamo cosa ci ha raccontato proprio Gianluca Paladin sull'esito di questo match dell'Unione. Dopo la buona prestazione contro Feralpi Salò, la Triestina non è riuscita a ripetersi in casa del San Giuliano. Non una brutta prestazione quella dei rossolabardati, che potevano anche meritare il pareggio, ma l'avversario tiene il gol di vantaggio messo a segno nel primo tempo. La Triestina si presenta con Mastrantonio in porta, in difesa Ghislandi, Di Gennaro, Rocchi e Ciofani, centrocampo con Sabbione, Paganini e Lovisa, in attacco Ganze e Adorante, supportati da Minesso. Partita scialba per i primi 20 minuti, quando finalmente l'Unione attacca con Paganini, che però non riesce a inquadrare la porta. Al 39esimo sono i padroni di casa invece a trovare il gol. Cogliati riesce a servire Fusi al limite dell'area, che insacca il pallone incrociando con il sinistro. La Triestina prova a reagire, prima con Ganz, che colpisce di testa, e poi con Di Gennaro, che si vede annullare il gol per la posizione di fuorigioco. Finisce così il primo tempo. Al rientro nella Triestina subentra Lollo per Di Gennaro. Il nuovo entrato arriva al tiro con un destro da fuori area, neutralizzato però dal portiere del San Giuliano. L'Unione continua a provarci, ma senza successo. Al 31esimo Sabbione ferma una ripartenza avversaria, era già ammonito, quindi doppio giallo ed espulsione. Con 10 uomini le cose si fanno logicamente più complicate. La Triestina non subisce, ma nemmeno segna, e il San Giuliano porta a casa i 3 punti. L'Unione invece rimane ultima in classifica. Questo è il risultato e la situazione in casa rossolabardata, dove però la dirigenza in particolare con una nota stampa chiede maggiore equilibrio nel trattamento arbitrale. La rabbia anche di Pavanelli, penalizzati da troppe decisioni arbitrali dubbie nel dopogara, la delusione e la rabbia dell'allenatore della Triestina, ma anche la posizione della società. Basta, vogliamo trattamento equo. Proprio un comunicato al termine della partita di ieri contro il San Giuliano. La Triestina prende posizione sulle decisioni arbitrali che, a detta del club, ancora una volta hanno penalizzato la causa rossolabardata. Basket di Serie B maschile, Pontoni poco offensiva, non va sotto canestro e cede il passo al Padova. La Falcon Star non riesce a centrare la terza vittoria di fila. Bene Rezzano, venerdì l'ultima sfida contro Orzinuovi. Poi
Per quanto concerne il canottaggio, nelle Boring Race, ok, la SGT è Pullino, il primo trofeo costa al Trieste, va nella bacheca della società Saturnia. Basket di Serie C Gold e Silver, Sandonà sbancata, Loiadra ora in vetta, alla Servolana il derby con il Basket for Trieste. Fra questi i risultati, SGT beffata nel big match Oma travolta a Mestre, poi la Serie B femminile sempre di basket. C'è l'inserto poi del Mondiale, la partita della vita, per francesi e marocchini sarà una sfida inedita ma anche familiare, la comunità maghrebina è inserita nella cultura e nei palazzi parigini. Continuiamo con il calcio dilettantistico, lo Zaule piega la Juventina con i gol di Cofone e Podgornik, Sistiana e San Luigi si spartiscono un punto, è finita 0-0, Progorizia sconfitta in casa dal Fiume Veneto Bannia, Crass, il KO con la capolista vale l'ultimo posto solitario, 3-2. E a favore del Tamai, il Chiarbola batte il Maniago con la doppietta di Sain, 2-1, termina la sfida. Poi ci sono tutti gli altri risultati sportivi anche delle altre squadre del calcio dilettantistico. Poi chiude il calo di concentrazione che costa caro al CUS Trieste che cade con lo Slow Volley. E con questo noi ci fermiamo per la rassegna stampa, ci ritroviamo tra qualche minuto con Caterina De Gavardo, consigliera comunale di Fratelli d'Italia. Ritorniamo in diretta, 7:35 minuti. Do il buongiorno e benvenuto a Caterina De Gavardo, consigliera comunale di Fratelli d'Italia. Ben trovata, Grazie, buongiorno. buongiorno, buongiorno a tutti. Sono queste le settimane in cui si sta chiudendo un po' tutto il pacchetto relativo al bilancio comunale, tante le commissioni in questi giorni, anche nelle settimane passate, e dopo il passaggio del testo alle circoscrizioni. E ci sono poi già calendarizzate le fasi d'aula, mercoledì l'illustrazione proprio del bilancio comunale, come sta andando? Sta andando molto bene, il passaggio nelle commissioni comunali è fondamentale perché coinvolge tutti i consiglieri comunali, si dà modo un po' a tutti di conoscere i vari aspetti del bilancio. Adesso le commissioni della commissione bilancio, di illustrazione del bilancio sono terminate e questa settimana ci sarà il primo passaggio in aula e ci sarà l'illustrazione in aula del bilancio, poi i consiglieri avranno tempo di presentare eventuali emendamenti o correzioni, speriamo non ci siano, e poi la settimana dopo si vota. Cosa è emerso dalle commissioni? Ma è emerso che si tratta di un bilancio particolarmente importante, corposo, 856 milioni di euro, una cifra davvero elevata. Credo dobbiamo essere veramente orgogliosi del lavoro fatto dai dirigenti di questo comune e da questa amministrazione. Pochi comuni possono vantare un bilancio di questo tipo di virtuosità. Ricordo che in Italia sono tantissimi comuni commissariati a causa di problemi al bilancio. Ecco, Trieste non ha que di questi problemi, ha un'organizzazione che ruota attorno al bilancio davvero efficiente. Quest'anno inoltre, dopo 25 anni, il comune di Trieste riesce a realizzare il suo bilancio per l'anno successivo, quindi per il 2023, entro il 2022. Questo direi un traguardo veramente importante raggiunto da parte dell'amministrazione e ribadisco anche degli uffici che senza i quali evidentemente non si può lavorare, sono essenziali e permette di non entrare in esercizio provvisorio. Quindi permette di avere a partire dal 1 gennaio tutta la forza della macchina comunale a disposizione. Si può iniziare a investire e si può anche venire incontro a eventuali emergenze o eventuali situazioni di difficoltà appieno dal punto di vista delle risorse e degli investimenti. Quindi direi che veramente possiamo essere orgogliosi. Io provengo da un'azienda privata e mi sono anche occupata di questi aspetti e devo dire che quando sono entrata all'interno del comune con questa bellissima esperienza di consigliere comunale, sono rimasta veramente stupita dall'elevato livello dei tecnici del comune di Trieste e certe volte sai si hanno dei pregiudizi, ecco, non è assolutamente così. A Trieste il comune lavora davvero bene.
Il bilancio comunale che andrà in aula, quanto sta tenendo in considerazione le emergenze che viviamo al momento, come il caro bollette, il problema, delle utenze in generale, tutto ciò che investe questo periodo? Guarda, è un bilancio che tra le varie cose non aumenta le tasse, quindi tiene conto del momento di difficoltà della popolazione, non aumenta neanche l'indebitamento del comune perché non vengono accesi nuovi mutui, anzi si tende a diminuire i mutui del comune di Trieste, ma soprattutto riesce non solo a mantenere fissa la spesa sociale, ma ad aumentare le risorse. Questo bilancio aumenta le risorse sia sui servizi sociali, sia sulla famiglia che sui diritti all'educazione, per cui direi che è obiettivo davvero centrato in un momento comunque difficile che tutti stiamo vivendo. Ecco, molti dei cittadini chiedono proprio risposte su quello che può essere il margine di operatività del Comune di Trieste per aiutare cittadini e imprese proprio sulle bollette. Non è possibile però per il Comune intervenire in tal senso, cioè sappiamo che la Regione sta mettendo qualcosa di suo, è Allora, proprio una questione di capitolato. ricordo che Trieste è un comune dove i servizi sociali sono attivissimi e presentissimi. Non dico che l'assessore Grilli conosca ogni singola situazione di difficoltà, ma quasi. Siamo i primi in Italia per welfare, anche perché sappiamo essere vicini veramente ad ogni persona in difficoltà all'interno di questo comune. E per cercare di venire incontro alle nuove, purtroppo, emergenze, il comune di Trieste, sempre attraverso i suoi servizi sociali, ha stipulato dei protocolli con i vari soggetti che forniscono elettricità piuttosto che gas all'interno della nostra città, per in qualche modo rateizzare o comunque aiutare le famiglie più in difficoltà, per cui il comune c'è anche da questo punto di vista. C'è una critica da parte dell'opposizione che è relativa alla spesa del Natale, dicendo che in questo momento di difficoltà di cui abbiamo appena parlato e che tutti conoscono, era inopportuno spendere per 500.000 totali Sì, sul pacchetto più o meno natalizio, 500.000. luci, eventi Sì. di varia natura, Non sono eccetera. Ecco, d'accordo, non sono mi dica la d'accordo sua. da due punti di vista. Prima di tutto perché questa spesa viene fatta in gran parte con soldi provenienti dalla tassa di soggiorno che devono essere reinvestiti in materie riguardanti evidentemente il turismo o comunque l'accoglienza dei turisti, per cui era necessario spenderli in questo canale di spesa. In più credo che comunque si tratti di un investimento buono questo dell'investimento per rallegrare, per in qualche modo addobbare la città per il Natale, perché è evidente che una città attrattiva, una città sorridente, una città accogliente durante le feste è una città che attrae più turismo e il turismo necessariamente porta anche più guadagni. Per cui se fosse per me, anzi, investirei francamente un po' di più perché ribadisco, è comunque una spinta all'apertura di nuove attività economiche, una spinta a un aiuto ai nostri commercianti, ai nostri esercenti, per i quali tra l'altro il Comune di Trieste fa già molto, ma sicuramente può essere un aiuto in più agli alberghi, a tutta quella struttura, a tutte quelle attività che si occupano in questo momento di turismo e che obiettivamente a Trieste sono tante e fanno vivere tante famiglie. Ecco, lei parla di turismo. Qual è il modello di turismo che secondo lei potrebbe funzionare? Chiaro che nessuno ha la ricetta in tasca per l'efficienza migliore al mondo, però poi ci sono tante idee diverse, chi punta più a un turismo lento, chi punta più a un turismo duraturo. Lei che idea si era fatta anche prima di entrare in consiglio comunale, potendo poi affrontare questo argomento? Ma il turismo veloce sarebbe il turismo solitamente associato alle navi da crociera e quello lento potrebbe essere un turismo enogastronomico, un turismo culturale, ma secondo me Trieste potrebbe abbracciare ogni possibilità di turismo. Se vogliamo, inizialmente il turismo a Trieste nasce con il turismo congressuale, quello forse che storicamente è stato più vicino alla nostra città. È quello che anche è un turismo ricco, se vogliamo, un turismo di persone che spende, un turismo di single che poi magari successivamente 6 mesi dopo, visto che Trieste gli ha fatto una buona impressione, ritorna con la famiglia. Quindi sicuramente il turismo congressuale io lo manterrei molto molto vivo e ci punterei parecchio. Tra l'altro
E qualche mese fa abbiamo fatto un'audizione in commissione con Roberto Morelli, che è il presidente del Trieste Convention Center, e lui ci spiegava come fosse molto importante integrare il turismo congressuale con la città. Sarebbe bello organizzare pacchetti turistici anche per i congressisti, per cui se una persona viene a Trieste per il suo congresso di medicina, poi ha la possibilità di visitare i nostri musei, di mangiare qualcosa di particolare, di caratteristico. E in questo modo qua potrebbe in qualche modo formarsi un'idea piacevole della nostra città, un'idea più approfondita della nostra città, un'idea che poi potrebbe spingerlo qualche mese dopo a ritornare con la famiglia piuttosto che da solo, ma per approfondire la conoscenza della città. Ecco, questo secondo me è un turismo su cui Trieste deve puntare, anche perché abbiamo parecchie strutture che possono accogliere congressi in questo momento. Poi, come dicevo prima, c'è il turismo enogastronomico, particolarmente interessante a Trieste, ma sicuramente in tutto il Friuli Venezia Giulia. Poi c'è il turismo culturale, non dimentichiamo la ricchezza enorme della nostra città dal punto di vista storico-culturale. Trieste, città di confine, ha una storia molto affascinante per il resto d'Italia ed Europa, la Cortina di Ferro piuttosto che Maria Teresa, cioè c'è una storia dietro a Trieste che in Italia forse ancora non si conosce, per arrivare fino alla Risiera e le Foibe. Per cui secondo me tutta questa parte di cultura e di storia sicuramente potrebbe attrarre un turismo lento, che si lega anche un po' al turismo scolastico, perché anche quella secondo me è un bell'investimento. Portare scolaresche a Trieste significa portare ragazzi che in qualche modo poi si ricorderanno della nostra città durante la loro vita e perché no ritorneranno con la famiglia quando saranno più grandi. Poi c'è il turismo delle navi da crociera, che è un turismo obiettivamente che adesso coinvolge notevolmente la nostra Sì, città. abbastanza. Io lo trovo positivo perché comunque queste persone che obiettivamente sono servite e riverite all'interno delle navi da crociera e quindi in qualche modo difficilmente poi pernottano a Trieste, fanno probabilmente una giornata o poco più all'interno della città e comunque scendono in Piazza Unità, bevono un caffè, comprano un souvenir. E soprattutto scattano tantissime fotografie. Queste Quindi è più la fotografie, pubblicità indiretta che questo è un paga. marketing pazzesco per la nostra città, un investimento incredibile perché Trieste sui social è molto 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 diffusa anche grazie a questo turismo delle navi da crociera. Quindi può essere comunque un volano per altri tipi di turismo, senza considerare che poi queste persone che hanno visto due o tre città in Italia ritornano a casa loro, spesso sono americani, inglesi, persone dell'Europa del Nord, tedeschi, sicuramente racconteranno ad amici e parenti quanto bella è Trieste. Per cui ecco, secondo me ogni possibilità di turismo a Trieste va utilizzata, sfruttata e ecco, forse bisognerebbe in qualche modo organizzare un po' meglio. Iniziare a organizzare, però anche qua noi, obiettivamente, Trieste è stata travolta da questo turismo degli ultimi anni. Ecco, organizzare un po' di tour, queste persone scendono dalle navi da crociera, dovrebbe esserci un pullman che li fa fare un giro delle Osmizze piuttosto che una giornata al mare, un giro dei musei, cioè bisognerebbe creare un po' tutte quelle strutture, infrastrutture legate al turismo che potrebbero dare molta ricchezza alla città. Torno all'inizio del suo intervento con il tema congressuale, perché a Trieste, diceva anche lei, ha diversi luoghi dove si possono svolgere i congressi, il centro congressi ovviamente, che è l'ultimo in ordine di tempo a essere stato costruito in Porto Vecchio, è anche molto capiente, poi c'è la storica sede della stazione marittima, ma c'è anche il Molo IV che ha delle sale Certo. adatte per ospitare convegni e incontri anche con numerosi partecipanti. Quello del centro congressi, che è stato un investimento importante anche per dare un po' il via allo sviluppo del Porto Vecchio, a oggi, dico proprio a oggi apposta, non è un po' forse una cattedrale nel deserto, in mezzo a quello che sarà un domani sicuramente uno sviluppo importante, però a oggi vede solo due poli, Magazzino 26 e centro congressi, per il resto non c'è nient'altro. No, non, cioè, da qualche parte comunque bisogna iniziare, no? Per cui secondo me no, proprio perché quello può essere il punto di riferimento del congressista che comunque
vive la sua realtà e la sua giornata all'interno del centro congressi, per cui anzi se poi riusciamo a fargli trovare un pullman che lo porta a mangiare in centro e poi magari di sera in Osmizza piuttosto che all'interno del nuovo museo della letteratura che si aprirà nei prossimi mesi a Trieste, credo che può essere un volano di crescita per tutto il Porto Vecchio. Ma vediamo, dovrebbe essere arrivata una mail. Vorrei chiedere all'ospite cosa pensa, come pensa di affrontare e invertire il disastroso trend della situazione industriale della nostra provincia, Varzila, Flex, Principe e tante altre, oppure si pensa di far vivere una città come la nostra solo con turismo e commercio? No, io credo che sia necessario assolutamente invertire la rotta, però francamente credo che questo sia un problema che deve coinvolgere un po' tutta l'Italia, non coinvolge solo Trieste. Secondo me in Italia negli ultimi decenni è mancata un po' di strategia industriale. Credo che abbiamo puntato un po' troppo poco, per esempio, sul Made in Italy e sull'economia del mare. Credo che l'Italia e Trieste anche in questi due aspetti abbia delle possibilità importanti, per cui credo che bisogna in qualche modo riprendere in mano proprio a livello italiano la nostra strategia industriale. Credo inoltre che Trieste ha questo jolly, questa fortuna incredibile del suo Porto Nuovo e del Porto e dei Punti Franchi, e la cosa vada assolutamente utilizzata al meglio. C'è tutto il tema dell'extra doganalità che mi auguro nei prossimi anni, anche grazie al nuovo governo, ritorni assolutamente alle luci della ribalta. Extra doganalità significa dare alle aziende che vengono a produrre a Trieste, all'interno dei punti franchi, le stesse facilitazioni, le stesse esenzioni di dazi e di IVA che hanno le aziende che attualmente invece fanno solo trasporto e logistica. Capite bene che questo c'è la possibilità di produrre, quindi di fare attività manifatturiera anche in regime di esenzione di dazi, creerebbe una possibilità di sconti, di agevolazioni a tutte le aziende che verrebbero a Trieste a lavorare, sarebbe veramente un plus importantissimo per la nostra città. Ricordo che a Trieste c'è stato ormai da qualche anno un investimento importantissimo da parte di BAT, 500 milioni di euro, sono veramente una cifra enorme. E tra l'altro BAT da qualche settimana ha avuto, grazie all'intervento dell'autorità portuale e delle agenzie delle dogane, anche la possibilità di produrre con materiale proveniente da extra Unione Europea e con destinazione finale del suo prodotto extraeuropeo in regime di extra doganalità. Ecco, questa è una pietra miliare fondamentale per il futuro e un esempio anche per il futuro del nostro porto. Questa secondo me è la chiave di volta di Trieste. Chissà quante altre, eventualmente grandi aziende o anche più piccole, Potrebbe essere possono sfruttare attratte, questo tipo potrebbero di essere attratte, agevolazioni. sfruttare questo canale e capite che se qualche altra azienda prende l'esempio da Batte, inizia a valutare Trieste, valutare il porto, valutare il suo punto franco interessante, si apre un mondo veramente interessantissimo per Trieste, per il nostro futuro e per i nostri giovani. Torno in Porto Vecchio perché fra le fasi d'avvio dello sviluppo dell'area c'è anche la volontà della regione di trasferire parte degli uffici nei magazzini più vicini, diciamo, alla città, quelli più vicini al Molo Quarto. E anche in questo caso le opinioni sono divise fra chi dice è una buona mossa proprio per dare il via, deve essere il pubblico il primo a crederci e dare un po' di vitalità per poi fare in modo che altri imprenditori vogliano aprire sapendo che c'è un giro di persone che vi lavora, e altri che dicono non deve essere uno spostamento di, diciamo, contenuti da una parte a un'altra, ma creazione di roba nuova, è brutto da dire, ma di nuova imprenditoria soprattutto più che servizi o attività già esistenti. Dove sta l'equilibrio su queste due posizioni, secondo Io lei? credo che il pubblico deve essere il primo a credere nel Porto Vecchio, quindi io plaudo questa iniziativa della Regione, credo possa essere un'iniezione di fiducia in un ambiente nuovo, quindi per me la Regione fa la scelta giusta.
Sappiamo che al costo di 10 milioni di euro sta acquisendo, perché tre edifici verranno acquisiti entro il 2022, uno invece ci sarà il passaggio di proprietà nel 2023, quattro magazzini. Il 7, 10, 21 e 118, e questi hangar verranno completamente ristrutturati dalla regione, che vi sposterà più o meno 1.000 dipendenti. Per un investimento della regione è davvero importante ed sostanzioso. La regione dà sicuramente un input a Porto Vecchio nella sua crescita, perché è evidente che se tra qualche anno ci saranno 900 dipendenti della regione in Porto Vecchio, ci sarà una spinta ad aprire attività commerciali, ci sarà assolutamente una spinta a creare vita all'interno del Porto Vecchio, ma lo fa anche perché ha delle proposte di acquisizione sui suoi edifici in centro. Anche questa è una cosa particolarmente interessante, perché è chiaro che gli edifici che attualmente la regione ha e dentro le quali ospita i suoi dipendenti sono edifici spesso meravigliosi, storici, che potrebbero avere nuova vita e nuovi investimenti. Per cui la regione fa questo tipo di scelta perché trova un guadagno in entrambe le cose, senza considerare che la ristrutturazione di quattro magazzini all'interno del Porto Vecchio permetterebbe alla regione di avere degli edifici nuovi con un notevole risparmio, per esempio, energetico nella gestione di questi edifici. Quindi ha più pro questa operazione il rivitalizzare Porto Vecchio, ma anche dare nuova vita agli edifici della regione e in qualche modo a modernizzare i suoi immobili perché nuovi all'interno del Porto Vecchio. Per cui io, secondo me, è assolutamente importante. Sono tra l'altro in consiglio comunale io, ma come tutta la maggioranza, abbiamo votato favorevolmente a questa cessione da parte del comune alla regione di questi quattro edifici. È interessante proprio quanto ha detto lei prima, anche perché gli immobili che oggi ospitano i dipendenti regionali, che siano di proprietà della regione o siano immobili in affitto, quando questo spostamento avverrà, si ritroveranno, diciamo, vuoti e quindi saranno oggetto di rivalutazione, probabilmente in alcuni casi anche di restauro, perché ci sono dei palazzi come quello Assolutamente. sulle rive che ospita servizi sociali e sanità, più o meno di fronte alla stazione Sì. marittima, che ha delle condizioni statiche da rivedere, insomma, da dover ritoccare. E quello del parco immobiliare pubblico è anche interessante come argomento. Poco distante c'è Palazzo Carciotti, quindi siamo, diciamo, in una zona dove se un domani più di un immobile sarà vuoto in termini proprio di spostamento dei dipendenti, si potrà rivedere anche la morfologia delle rive in questo caso. Dico delle rive perché ne ho citati due che sono sulle rive, però anche del resto della città ce ne sono altri nelle altre zone del centro, anche della periferia. Lì il nodo è chi prende in mano co e ci fa cosa? Cioè, Palazzo Carciotti è una vita che ne parliamo, l'asta che non è andata a buon fine perché c'era quella cauzione che sembrava quasi un modo per dire ci sono ma non voglio pagare, nel senso Certo. è ancora tutto in stand-by, però sono grandi punti di domanda in mezzo alla città. Assolutamente. E Palazzo Carciotti è davvero un gioiello, un esempio unico di stile, credo, in tutta Europa. E come dicevi giustamente tu, ce ne sono tantissimi di palazzi meravigliosi attualmente occupati dalla regione che si renderebbero disponibili. Tra l'altro, sembra che la regione abbia già stimato di poter incassare quasi 70 milioni dalla vendita dei suoi immobili nel momento in cui entra all'interno del Porto Vecchio. Per cui stiamo a vedere, sicuramente nel momento in cui il Trieste si rimette in moto. Questi, tra l'altro, Palazzo Carciotti e tutto sommato anche l'edificio della regione a cui facevi riferimento tu, che è di fronte alla marittima, sono a ridosso del Porto Vecchio, per cui nel momento in cui tutte le rive si rimettono in moto e Porto Vecchio ha una nuova vita, tutti questi palazzi acquisiscono assolutamente un nuovo fascino e un nuovo interesse. Poi in fondo alle rive, in zona Campo Marzio, ci sarà la nuova sede di Esatto, Sì, c'è il nel progetto meccanografico. dell'ex meccanografico,
C'è da rivedere questa acqua marina, se si ricostruisce e in che tempi? Beh, l'acqua marina verrà ricostruita assolutamente. Purtroppo l'amministrazione pubblica e la burocrazia non viaggiano con i tempi che vorremmo noi e quindi bisogna aspettare tutta una serie di autorizzazioni, ma l'intenzione dell'amministrazione comunale è assolutamente di ricostruire il prima possibile l'acqua marina in quel posto. Sappiamo l'importanza che ha quella struttura, che ha avuto quella struttura e che dovrà avere quella struttura in futuro per tantissime persone, per cui adesso all'inizio del 2023 ci sarà l'abbattimento della struttura esistente e poi sappiamo che ci sono delle proposte di project financing, quindi di collaborazione pubblico e privato per la ricostruzione della piscina. Sarà un intervento sicuramente importante e il comune ci crede, vuole farlo e l'assessore al bilancio ha già comunque messo in chiaro che nel momento in cui non dovesse andare in porto il project financing, il comune sosterrà autonomamente le spese, ma non vedo il perché non debba andare in porto perché comunque la struttura è molto interessante anche probabilmente per un privato, per cui sicuramente l'acquamarina avrà a breve un nuovo futuro. Poi non mi ricordo esattamente quanto, ma ci sono circa 5 o 6 milioni già sopra l'acquamarina da parte del pubblico, fra regione, intervento nazionale e Sì, comune. Adesso vado a spanne. ci sono esattamente 5 milioni più qualcosa in più che potrebbe mettere il comune, per cui è chiaro che un investimento di ricostruzione dell'acqua Ne marina vale di più, probabilmente sì. sarà più o meno il doppio se non Sì, di sì, più. sì, sì. Però se un privato vuole entrare e mettersi in gioco con questa struttura, sicuramente potrebbe venirne fuori una cosa particolarmente interessante. Allora, noi andiamo in pubblicità, poi in quell'area chiudiamo fra poco anche con il discorso Campo Marzio e Rive, visto che si parla molto del traffico, delle possibili hub di zone di posteggio per chiudere la mappatura di questa zona della città, ma dopo la pubblicità. Bene, ritorniamo in diretta con Sveglia Trieste, 8 e 6 minuti di lunedì 12 dicembre, in compagnia di Caterina De Gavardo, consigliera comunale di Fratelli d'Italia. Buongiorno. Dunque, chiudiamo il discorso Campo Marzio, lì c'è l'ortofrutticolo per cui è stata, se non sbaglio, proprio destinata una quota di denaro dal PNRR girata al comune e attraverso l'autorità portuale per confluire tutto nel progetto di spostamento da qui a Prosecco, cioè da qui da Campo Marzio a Prosecco. E lì si libera un'enorme area. Grandissimo quesito. Cosa si può fare in quell'area? Ma Non si sa ancora, ma lei cosa pensa? il Un'opinione in questo caso. mercato ex, quello che diventerà l'ex mercato ortofrutticolo, è in animo di realizzare un parcheggio. Questo più o meno è il programma. Trieste comunque ha bisogno di nuovi parcheggi in aree limitrofe, quindi evidentemente l'obiettivo è quello che una persona arriva a Trieste, lascia la macchina e poi utilizza i mezzi pubblici per arrivare in centro, che poi è la filosofia di tutte le grandi città europee in questo momento e credo potrebbe essere anche la filosofia di Trieste, per cui oltre ai parcheggi limitrofi che già ci sono, ma che purtroppo vengono in questo momento poco usati, cioè quello del Silos e quello di Via Via Carli, Carli, sì. esatto, quindi il Park Sant'Andrea, e l'obiettivo dell'amministrazione è di realizzare altri parcheggi sempre in zone limitrofe, quindi uno potrebbe essere l'ex mercato ortofrutticolo attuale, ma che Sì. diventerà ex mercato ortofrutticolo tra poco, e l'altro potrebbe essere all'interno del Porto Vecchio in zona Molo Quarto. Quindi in questo modo qui potremmo liberare anche le rive da un notevole traffico. Ribadisco, sia i triestini che i turisti avrebbero la possibilità di lasciare le macchine esternamente al ring cittadino e poi muoversi internamente con i mezzi pubblici, che probabilmente tra qualche anno saranno tutti elettrici, per cui saremo una città assolutamente sostenibile. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno ai triestini e buongiorno ai friulani. Buongiorno, prego. Allora, signora dei Fratelli d'Italia, no?
Allora voglio dire, il commissario Valdè aveva detto il giorno 2 di dicembre che voleva impiegare l'esercito sul confine, no? In modo che chi arriva, se non ha i documenti, ritorna indietro e non viene a gravare sulle nostre spese, sulle nostre polizie, eccetera, che devono fargli visto da dove arriva e non arriva. Bisogna tamponare più che rimandare indietro un domani. Poi un'altra cosa, no? Possibile che la Meloni non riesca a tirargli le orecchie a questi commissari, che praticamente parlano, ma non fanno niente. Perché se voleva i militari sul confine, l'avrebbe fatto da un giorno all'altro. E poi un'altra cosa, non sanno dove prendere, recuperare i soldi per pagare le pensioni, no? Ma abbiamo 600.000 sequestrati, 600.000 euro sequestrati, almeno così dicono. Quindi, e poi dopo abbiamo anche i risparmi del 30% dei parlamentari, abbiamo i soldi che risparmiamo per il reddito della cittadina, dei cittadini, cittadinanza. Questi qui li diamo a questi benedetti poveri che stanno lì a penare. Possibile che eventualmente i 600.000 euro che hanno ricavato, se dopo dovessero essere giustificati, lo Stato glielo restituisce. Ma facciamo fare un buon Natale a questi poverini che hanno 500-600 euro al mese. Grazie, mandinando auguri. Grazie, grazie Franco, buona giornata. Quindi argomenti più nazionali, no? Su quelle che sono le possibilità di intervento in questi termini, cioè pensioni e sicurezza ai confini. Vuole dare un giudizio, Edoardo? Allora, sul Un tema commento? immigrazione e sicurezza ai confini, credo sia uno dei temi che sono stati di più trattati negli ultimi mesi. La nostra regione è coinvolta notevolmente da un'immigrazione regolare. Sappiamo che più o meno a Trieste arrivano un centinaio di persone ogni giorno e, come diceva giustamente il telespettatore, bisogna lavorare probabilmente di concerto con la Slovenia e adesso che la Croazia dal 1 gennaio sarà in Schengen, anche con la Croazia per in qualche modo strutturare assieme una politica che limiti l'immigrazione irregolare. In Europa vige il Trattato di Dublino, che prevederebbe che gli immigrati che arrivano in Europa fanno domanda di asilo nel primo paese d'Europa dove si possono fermare e nel caso nostro sarebbe la Slovenia. Quindi tutti questi immigrati che stanno arrivando adesso in Friuli Venezia Giulia, ecco, non dovrebbero neanche arrivare in Friuli Venezia Giulia, dovrebbero fermarsi e fare domanda d'asilo direttamente in Slovenia. Sappiamo che c'è un trattato con la Slovenia, che però non è mai stato applicato. Dalla fine di novembre il sottosegretario e anche il ministro agli interni hanno detto che va applicato, per cui da pochissimi giorni è attiva una politica di riammissione in Slovenia delle persone che arrivano in Italia e invece avrebbero dovuto fermarsi in Slovenia per fare lì la domanda di asilo. Per cui sicuramente le cose vanno coordinate meglio e non si può non passare attraverso una giusta collaborazione con il resto dell'Europa, Slovenia e Croazia per quanto riguarda il nostro confine e in generale con tutta Europa per quanto riguarda l'immigrazione irregolare in Italia. Per le pensioni? Per le pensioni è evidente che ci sono delle storture in Italia, una pensione minima di 500 euro al mese obiettivamente non consente di vivere in modo dignitoso. Di questo, visto che il telespettatore ha citato la Meloni, il Presidente del Consiglio aveva parlato già anche prima della sua campagna elettorale, mettendo in evidenza come ad esempio il reddito di cittadinanza dava delle risorse maggiori delle pensioni minime.
minime e la cosa obiettivamente non sta in piedi. Sicuramente 500 euro sono veramente poche per riuscire a vivere in modo dignitoso e su questo bisogna assolutamente lavorare. Vado a leggere una mail che dice: il Museo di Storia Naturale e quello di Enriquez sono fortemente decentrati rispetto ai progetti museali futuri ed inoltre nessuno parla della creazione di una nuova moderna biblioteca civica che ospita volumi di enorme valore, né si parla di un museo portuale nonostante i materiali ci siano. Inoltre ricordo che l'università ha quantità enormi da esposizione e quindi anche in questo caso ci sono decentramenti. Museo Minerali, Museo Antartide, andando avanti così avremo una distribuzione diffusa dei musei e nessuno accentramento, scrive Enrico. Qui è curioso, no, anche capire quale sia la formula migliore, cioè ci sono città o località che accentrano i poli museali, i poli universitari e invece altre città che li sparpagliano per favorire anche la distribuzione nel territorio e la vitalità in qualche modo di ogni rione. Parliamo soprattutto delle grandi città dove è anche più facile spostarsi probabilmente prendendo una metro, arrivando da un punto A a un punto B, certo, e facendosi un itinerario museale. Parlo di Londra per fare un esempio iconico, anche Milano, ma anche Milano. Certo. Qual è la sua opinione su questo? Cioè si vede chiaramente che c'è adesso una volontà di utilizzare il magazzino 26 per accorpare tanti musei. Sì, c'è la volontà di utilizzare il magazzino 26 all'interno del Porto Vecchio, che ricordo la cui ristrutturazione è da pochissimo stata avviata, per accorpare più musei. Il Museo di Storia Naturale, di cui parla la persona che ci ha scritto la mail, verrà accorpata al Museo del Mare, quindi sarà parte integrante del magazzino 26, che in qualche modo sarà il fulcro di tutta la parte museale legata al mare, legata alla scienza, perché dentro, lo sappiamo, c'è già l'immaginario scientifico. Ecco, lì probabilmente l'obiettivo del Comune di Trieste è quello di creare un polo legato al mare, alla portualità, perché comunque c'è anche la mostra del Lloyd, quindi tutto ciò che riguarda il mare, il porto, la storia del porto di Trieste saranno sicuramente, e anche la storia naturale, quindi tutta la parte legata agli animali che attualmente è vicina al Museo di Enriquez verrà spostato e sarà in Porto Vecchio. Il museo invece della pace e della guerra rimarrà, anzi della guerra e della pace, rimarrà in via Cumano è un po' nascosto, però si può dire. Sì, però è molto facilmente raggiungibile, nel senso che da città con un unico autobus si arriva a quel museo. Ci sarà anche una ristrutturazione, per cui sicuramente quel museo avrà nuova vita e nuovi spazi. Un museo molto grande, quello che ha dentro anche dei mezzi militari molto interessanti. Per cui sì, sì, enorme, sì, sì. Sicuramente è di interesse, è di grande interesse, può essere anche ampliato. Trieste, da questo punto di vista qua, ha una storia legata anche al dopoguerra, alla seconda guerra mondiale, alla prima guerra mondiale, che è particolarmente interessante e curiosa, come dicevo all'inizio trasmissione, spesso sconosciuta all'interno dell'Italia, per cui io vedrei bene anche un ampliamento di quel museo, che potrebbe diventare il punto di riferimento della storia di Trieste, una storia di una città di confine ricchissima di aneddoti e di particolari, proprio perché è sempre vissuto tra Occidente e Oriente, per cui potrebbe ampliarsi e diventare un punto di riferimento della storia della città. A testimonianza poi dell'interesse che almeno i triestini hanno nella storia della città, oggi il piccolo ricorda come riprendono le lezioni di storia, che in questo caso hanno come argomento ripartono da Gesù, il profeta che voleva cambiare il mondo, lezioni di storia al Verdi che sono sempre state da sold out, diciamo, nel senso che hanno sempre avuto tantissimo pubblico, a testimonianza, insomma, a elemento distintivo che quando si parla delle radici di questa città e del suo territorio, anche andando fuori dal solo comune,
andando in provincia o anche fuori verso l'Istria, ma sicuramente quando si parla delle storie, delle radici della città, in tanti intervengono per capirne di più perché sono aspetti molto interessanti che non sempre si raccontano o comunque non sempre sono fruibili in maniera molto facile. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. A lei, dottor Gugliotta, e Buongiorno. alla signora De Gavardo, quasi Gianni che parla. Buongiorno Gianni, ci dica. Proprio ieri l'assessore Rossi ha parlato di tutte queste possibilità che ha Trieste dei musei, e ha fatto una conferenza. Mi pare che la conferenza era nel seminario, se non sbaglio, ma l'avevo ascoltata molto, molto, molto interessante. Per me, ecco, questo volevo dire che il dottor Gavardo, il dottor Rossi ha parlato proprio di tutti questi musei. Non poteva parlare proprio di tutti perché qua a Trieste aveva anche dei piccoli musei tipo Morcurgo e tutte quelle robe là, ecco, o Rossetti. Ma volevo dire che ancora una roba, riguardo al palazzo che doveva fare per accorpare, per assemblare tutte le questioni della regione. Io non volessi che qualcosa va distorto, perché già una volta io voleva fare, scusi, mi sono anziano, per cui mi ricordo queste robe qua. Già nel 73 io voleva fare un palazzo dove che doveva assemblare tutto, e questo palazzo adesso si è trasformato in giardino de via sulla sora la strada che va a Barcola, che c'è di Leonora Finiga intitolata, che c'è una pittrice. Durante tutti era qua a Trieste, dal professor di storia naturale e di storia patria, tutti erano contrari, perché là c'è un posto, era ormai, perché non c'è più, un posto importantissimo per Trieste, perché là c'è partito il primo fischio di Trieste, c'è proprio in quel posto, perché era la prima stazione del 1857, e era il primo fischio che si sentì di questa locomotiva che andava a Vienna. Ecco, si sta purtroppo capovolto. La stazione dopo dovessero spostarla perché lei la sa che era le saline, roba del genere, tutte queste robe qua, e lei era per forza più alta. Dopo però l'ha portata dove che c'è adesso Piazza della Stazione. Da quel momento là, quell'anno là, gli ha fatto la casa dei ferrovieri, che serviva a tutti i ferrovieri che veniva a Trieste per trovare abitazione, no, non per stare, ma proprio era un posto di smistamento. Ecco, quelle case là, era della secessione viennese, bellissime, e purtroppo la regione le ha buttate so, purtroppo le ha buttate so, e siamo restati con palmo de man. Adesso mi so che i magazzini è tutto diverso e che mi parlo sempre monade, no? Ma volevo dire, speriamo che stavolta va di bene. Ecco, e un'altra piccolezza che dico, lei che la se al comune nostro, e che la ha la parola perché Nino Lagò e aveva fatto già una segnalazione il signor Gino della famosa alabarda, l'alabarda su sorla de San Giusto, Sì, il rosetto. volevo dire che mettela, no? Come andavo a scuola all'aperto, quella alabarda era fatta addirittura dei fiori. Adesso me lo so perché l'emblema di Trieste. Mi capisco che San Sergio non era triestino, ma insomma è l'emblema di Trieste, no? Sì. Ecco, volevo dire, mettela se può, perché quasi
tutto assai difficile. E dopo una piccola curiosità personale, non la mettiamo ad andare in malora. Lei aveva forse qualche parente, qualche nonno, bisnonno, roba del genere, a Milano che si chiamava De Gavardo? Sì? Ecco, lui era il mio direttore, del Bruno e Foffi Vigorelli, anno 1957-58. L'Aimo sai d'accordo, mi ero muro quella volta e lui aveva i suoi anni. Ma siccome lui, se non sbaglio, mi diceva che era di Gorizia, veramente, non okay. Di Trieste, di Gorizia, e avevo proprio caro di sentire sto nome De Gavardo, perché mi ha portato in mente gli anni della mia gioventù, che ero con suo nonno, non so chi era, che parente. Ecco, questo è un ricordo, un amacor, che parlo sempre in monade. Mi domando anche scusa di tutte queste storie qua, perché mi do una piccola modesta infarinatura della mia Trieste. Resto social poco. Bon, comunque vi saluto. Grazie. E ringrazio. Buona giornata, grazie. Grazie signor Gianni. I De Gavardo sono tutti parenti, per cui probabilmente era un fratello di mio nonno, la persona a cui faceva riferimento il signor Gianni. Invece volevo rassicurarlo che nel bilancio del 2023 ci sono dei contributi per sistemare tutta il colle di San Giusto, e l'alabarda sarà sicuramente una delle cose da fare prima di tutto. C'è un rosetto lì che da tempo, no, era oggetto di volontà da parte dei cittadini di una sua, diciamo, fioritura, abbellimento. Abbiamo ancora forse una telefonata, se è così andiamo a sentire subito chi è in linea. Buongiorno. Oh, dunque, eravamo fermi prima alla questione del Porto Vecchio, dove chiaramente, anche se manca poco la pubblicità, apriamo e chiudiamo il capitolo Cabinovia. Oggi c'è sul Piccolo un articolo che spiega le tappe di passaggio nelle circoscrizioni, adesso lo vado a recuperare, un secondo solo, e che praticamente vede una parità fra le 7 circoscrizioni. Uno dice come 7 parità, perché una non ha votato, quindi le 6 che hanno votato, eccola qua, variante per la Cabinovia, il giro nelle circoscrizioni si chiude con 3 sì e 3 no. Ecco, si parla della variante per la Cabinovia, che è un passaggio ulteriore di tutto l'iter di documenti e di autorizzazioni che quest'opera ha bisogno proprio per poter andare poi in gara. Assolutamente. È un argomento di grande discussione, questo della Cabinovia, e lo vediamo un po' da quanto riavviva gli animi all'interno della nostra città, e tutto sommato le circoscrizioni sono uno specchio di questa discussione così accesa che c'è all'interno di Trieste. Io ero presente al Consiglio Comunale della scorsa settimana, in cui abbiamo approfondito notevolmente il tema della Cabinovia. Erano presenti anche gli uffici tecnici, che hanno potuto spiegare alle opposizioni, che hanno fatto domande puntuali su Natura 2000, sull'impatto geologico, piuttosto che sull'impatto climatico, ambientale di questo tipo di investimento, e rassicurare un po' tutti sul fatto che siano state fatte delle analisi tecniche e scientifiche approfondite sulla sicurezza di questo tipo di investimento, e anche sull'utilità dal punto di vista dello snellimento del traffico d'accesso a Trieste, e anche sulla sostenibilità economica di questo investimento. Per cui diciamo che gli interventi che sono stati fatti in Consiglio Comunale da parte dell'opposizione hanno sollevato dei dubbi, delle domande, ai cui prontamente i tecnici hanno risposto, rassicurando sulla profondità delle analisi fatte su questo investimento. Io personalmente, durante il Consiglio Comunale, ho fatto un intervento mettendo in evidenza l'importanza dell'accessibilità per lo sviluppo di un territorio. Trieste è una città meravigliosa, bellissima, ma non può essere chiusa su se stessa. È fondamentale che investa su ogni tipo di infrastruttura che la rende accessibile, sia essa la ferrovia, sia il porto, siano le piste ciclabili, e sia essa anche la Cabinovia. La Cabinovia in qualche modo rende Trieste più raggiungibile, più facilmente raggiungibile.
Nella stazione a monte, quella da cui dovrebbe partire la cabinovia o Picina, verrà creato un hub di parcheggio in cui le persone possono eventualmente lasciare la vettura, l'autovettura, e poi in 6 minuti si arriva da Opicina a Barcola. È evidente che questo, e poi in 12. E 12 è il percorso totale, quindi Opicina, Barcola, Molo Quarto, tutto in 12 minuti. È evidente che questo rende Trieste più facilmente accessibile. È una città accessibile, una città dove si sviluppa meglio e più velocemente l'economia. Per cui io considero la cabinovia un investimento sul futuro della nostra città. È evidente che ci sono gli interessi delle persone che vivono in quella zona, comprensibilissimi dal mio punto di vista. Le persone vanno convocate, bisogna trattare con loro, bisogna ascoltare le loro esigenze, bisogna mitigare i problemi che questo tipo di impianto creerebbe alla loro vita, alle loro case. Per cui secondo me è necessario dialogo e comunicazione, però questo investimento potrebbe essere veramente importante per lo sviluppo economico del nostro territorio. Chiudo l'intervento dicendo anche che nell'ultimo anno in Italia abbiamo visto come tantissimi no abbiano avuto anche un impatto sullo sviluppo economico di un territorio. I no al nucleare, il no all'estrazione del gas, il no alle centrali idroelettriche hanno creato situazioni difficili all'Italia nell'ultimo anno. Per cui io investirei su ogni infrastruttura che possa in qualche modo dare nuove possibilità di sviluppo alla città. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità, breve pausa, tra poco. Ricominciamo dunque dopo la pubblicità con Caterina De Gavardo, consigliera comunale di Fratelli d'Italia con Sveglia Trieste questa mattina, lunedì 12 dicembre. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Io sono la signora Gabriella del Largo Barriera. Sì. Beh, io chiamo per sapere se si farà la mappatura acustica delle strade principali della città. C'è una legge europea che dice che bisogna fare mappatura acustica per non trovarci con conseguenze alla salute della gente che abita in quelle vie, per esempio vie del forte passaggio, può essere mettiamo, via commerciale, che dice al sindaco che passano non so quante quantità di persone, via Oriani, strada dell'Istria, non so, via dell'Istria o altre zone di Trieste che hanno forte passaggio. C'è una mappatura acustica che si fa. Per esempio quest'anno nel 2022 bisogna presentare questa mappatura acustica. Dopo ci sono 5 anni per fare interventi. Questa è una legge da tanti anni, io non vedo nessun miglioramento in Largo Barriera e non dirmi che beh, abito qua, me la devo stare tranquilla perché abito in questa zona. No, è tutto il contrario, l'Europa dice che bisogna migliorare queste cose. Con piste ciclabili, con riduzione del traffico. E il traffico si riduce sì facendo impianti nuovi, ma anche togliendo macchine dalla città, togliendo le macchine, favorendo la costruzione di nuove cose, per esempio tram o altre cose, no? Bus elettrici, migliorando. Perché la salute delle persone è molto importante. Io a Largo Barriera ho già 3 persone che hanno avuto il cancro su Largo Barriera che conosco. Non conosco tutti gli abitanti di Largo Barriera, però 3 che abitano in queste zone hanno avuto il cancro. Quindi uno è morto. Quindi vediamo queste cose come una cosa importante alla salute. Un'altra cosa che voglio dire alla signora, che le circoscrizioni hanno rappresentanti, no? Noi abbiamo scelto in ogni circoscrizione dei rappresentanti nostri. Se la circoscrizione, quelli che hanno dato il parere negativo, giustamente sono persone che rappresentanti delle zone come Rogliano, Greta o l'Alto Piano, gli hanno detto di no. E no, sono i nostri rappresentanti. Come lei è stata scelta in comune,
sono i nostri rappresentanti. Noi abbiamo un rappresentante della destra che ha votato di no anche, quindi a Royano forse, no? Bisogna vedere queste cose, sì. Non tacere a dire, beh, hanno votato tre sì, tre no. La circoscrizione quinta che abito io ancora non è riuscita a votare. Esatto. Perché? Che è successo? Perché non c'è stato il numero legale? Perché non si dice chi erano quei rappresentanti che non sono stati per la votazione? Vogliamo sapere queste cose. Sì, sono i nostri rappresentanti. Io sono andata a votare, voto sempre. Ho la cittadinanza italiana, voto, abito a Trieste, voto. E vorrei essere rappresentata nella forma giusta e che le leggi che ci sono siano rispettate. Per esempio questa dell'inquinamento, della mappatura acustica è una legge. Vorrei che sia rispettata, non vedo nessun miglioramento. Vorrei che siano rispettate tutte le cose che sono le normali, no? Tutto bene, signora, ne parliamo adesso con la nostra ospite. Grazie intanto, buona giornata. De Gavardo, solo un secondo prima della risposta perché abbiamo Marco Stabile da Basovizza per quella che è la previsione di meteorologica che puntava infatti alla neve, in particolare nelle zone del Carso. Buongiorno Marco. Buongiorno Bernardo, temperatura di un grado sotto zero qui a Basovizza con laghetto, punto di tante pezzettini, e la coltre di Aghetto. La notte con le prefetture della giornata sole, che però è scenario. Ieri è stata particolarmente intensa dalle parti come Catina in su fino a tutto il campo, fino a Bambina, a Santa Patricia. Questo tipo di ha reggente che sicuramente oggi approfitterà. Marco, scusami Marco, ma l'audio è molto disturbato e frammentato, quindi abbiamo capito poco di quanto ci hai detto. Chiaramente le immagini sono buone e si vede la neve, si vede il laghetto ghiacciato, non abbiamo però ben sentito la situazione. Se puoi provare a ripetere, per favore. Allora, ditemi se ora va meglio, se ora sentite meglio l'audio. Sì, adesso sentiamo meglio, prima era proprio interrotto, adesso sentiamo meglio. Bene, allora è una questione anche di celle telefoniche. Niente, Basovizza che si è risvegliata con un grado sotto zero e questa coltre bianca nella zona, in particolare qui del laghetto, punto di divertimento, punto di partenza di tante escursioni triestine. Questo è lo scenario, giornata per oggi segna del sole, però la possibilità di qualche escursione sulla neve a chi abita in queste zone, anche ai trichettini, qualche ora di tempo per poter questo scenario. Questa è la Basovizza, vediamo se riesco un po' a farvi vedere ancora qualcosa di meglio dal punto di vista ambientale. Bene, grazie allora a Marco Stabile dal collegamento da Basovizza che si è presentata con la neve che ha attecchito e poi la giornata odierna, come ha detto sia Marco Stabile che anche nel collegamento della polizia locale alle 7:20, la situazione meteo è buona, cioè soleggiata la giornata di oggi, quindi poi vedremo quanto durerà anche questo scenario imbiancato. Allora, torniamo sulla telefonata della signora Gabriella. Richiedeva una mappatura acustica della città, seguendo anche delle normative europee, per quella che è la zonizzazione proprio di acustica e anche di eventuale disagio di rumori nelle varie zone della città. Allora, prima fammi fare un micro parentesi, è bellissimo vedere Basovizza con la neve, uno scenario imbiancato che ci prepara il Natale, quindi veramente magico, questa nevicata è stata veramente bellissima e Trieste e il suo altopiano sono ancora più belli se imbiancati dalla neve. E per quanto riguarda la signora, io volevo rassicurarla perché il tema della sostenibilità ambientale credo sia un tema trasversale che interessa tutti.
interessa a me in particolare perché penso al futuro dei miei figli, per cui ogni aspetto legato alla tutela dell'ambiente e la sostenibilità dell'ambiente non viene trascurato. Anche quello dell'inquinamento acustico a cui faceva riferimento lei, so che quest'estate c'è stata una mappatura nel centro città dei punti che in qualche modo potevano essere più sensibili da questo punto di vista, quindi c'è un'analisi, la situazione viene tenuta sotto controllo, ma è in animo di tutti, credo, maggioranza e opposizione, occuparci del nostro ambiente e tutelarlo il più possibile. E tra l'altro le faccio i complimenti perché credo che sia giusto che tutti votiamo e capisco la sua desiderio di essere rappresentata sia in sede di circoscrizione che in sede di comune. Lei è la quinta circoscrizione, leggiamo dal piccolo, manca l'appello e il voto della quinta sulla variante per la cabinovia, bloccata dalla mancanza del numero legale in occasione della seduta dedicata al tema con inevitabile coda di polemiche. Andando un po' più avanti nell'articolo leggiamo, intanto esplode la polemica per il mancato voto in quinta circoscrizione. Non abbiamo potuto votare, ha protestato Giorgio Cecco della lista di piazza, perché dopo la discussione il centro-sinistra ha abbandonato l'aula facendo mancare il numero legale. E questa è una prassi che bocciamo, ha sottolineato Maurizio Ciani di Fratelli d'Italia, mentre Paolo Silvari di Forza Italia ha ribadito che con il progetto della cabinovia Trieste si proietta nel futuro. Il centrodestra dovrebbe invece riflettere sul fatto che una consigliera eletta nelle loro fila, ha replicato Carlo De Donato del Partito Democratico, è poi entrata nel gruppo misto e uscita anche lei al momento del voto. Quindi la mancanza del numero legale è frutto di una scelta trasversale. Insomma, anche uno scambio di accuse di questa situazione per la mancanza del numero legale utile alla votazione nella quinta circoscrizione. Altra telefonata, buongiorno. Il suo ospite, sono Gino. Buongiorno, prego. Volevo fare solo una domanda di chiarezza alla consigliera, perché sì, non riesco a capire la logica di questa amministrazione. Per esempio, sull'acqua marina, mi pare che all'inizio dicevano che dopo il crollo il comune doveva ricostruirla come era prima perché deve essere riconsegnata alle autorità portuali di cui è la proprietà, e quindi adesso invece parla di fare una cosa completamente diversa, addirittura assieme ad un privato, e quindi non capisco. La seconda cosa è Porto Vecchio, si ricostruiscono dei ruderi per fare un qualche cosa di museale, sempre museale, mai di produttivo e di posti di lavoro, e si lascia che crolli in città il palazzo Cacciotti. Cioè, è una roba che veramente fa proprio la stessa regione, invece di utilizzare quel contenitore che è in centro città, che ormai è in una situazione anche un po' critica proprio di stabilità, perché è passato talmente tanto tempo che tentano di venderlo per ristrutturarlo, che evidentemente il problema è sempre più pressante, no? E invece queste cose qua non vengono neanche più considerate, però si considera la cabinovia, che se il Porto Vecchio dovrebbe essere una zona di produttiva, poco ci azzecca una funivia, una cabinovia in una zona produttiva. Evidentemente la prospettiva del comune è di fare una zona residenziale di alta capacità residenziale. Allora non capisco, volevo se ha qualche chiarimento da darmi, sarei grato. Grazie, buongiorno. Grazie Gino, anche in questo caso De Gavardo le chiedo un attimo, perché intanto vediamo le immagini della zona carsica innevata con le immagini via auto sempre fornite questa mattina da Marco Stabile, lo vedete a bordo strada, infatti la neve ha attecchito, qui c'è un cartello, siamo a Pesek se non ho visto male, in velocità, e quindi anche in quella zona poco lontana dal collegamento precedente di Basovizza, anzi molto vicina, si vede la situazione del paesaggio. Se c'è Marco Stabile in collegamento che vuole contribuire, Marco, a te pure la parola. Sì, Bernardo, dimmi, si sente bene? Sì, si sente abbastanza bene, sì. Bene, qui siamo nella strada che porta a Grozzana, sì, una delle aree più alte del Carso triestino, a pochissima distanza dal
confine di Pese. E come vedete qui lo scenario è ancora più innevato, quindi la precipitazione ha determinato una maggiore coltre bianca che è riuscita ad attecchire al terreno. Insomma, una situazione quasi da montagna, diciamo così, insomma, che fa ben sperare anche per quello che è successo in montagna a livello di nevicate, per la stagione sciistica che a breve andrà al via, e naturalmente insomma fa anche un po' atmosfera natalizia, no? Visto che siamo a 2 settimane dal Santo Natale, tutto fa brodo in questo caso. Comunque, come vedete anche lì in fondo, alberi innevati, il Nanos, punto di riferimento per le escursioni della vicina Slovenia, è completamente bianco, come una sorta di Pandoro con lo zucchero a velo, diciamo così, a regalargli questa colorazione. E qui, come vedete, insomma, lo scenario, non dico sia una favola, perché insomma dovrebbe verificare ancora di più per piantare anche gli alberi, ma chiaramente dà un certo effetto. Al momento non sono previste altre precipitazioni, temperatura sul Carso sul meno 1 a Trieste fra i 2 e i 3 gradi, però insomma è il primo momento dell'inverno in cui la neve appare a Trieste, e in particolare per i più piccoli insomma è sempre uno spettacolo. Siamo a Grozzana, come vedete qui da questo cartello, e vedete diverse auto completamente imbiancate dalla precipitazione di ieri, che tra l'altro già da zone alte della città come Catinara si è fatta sentire non poco. Adesso scendiamo un secondo, così vi facciamo vedere anche la situazione, anche la situazione, diciamo così, a piedi, per darvi conto un po'. Mi pare di capire però che le strade scenario. Le strade sono percorribili senza problemi. Sì, 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 Bernardo, strade percorribili senza alcun problema, salatura da parte di ANAS e Perugia Strade, mezzi spargisale della CEGAS in azione, che hanno fatto assolutamente il loro dovere. Qui siamo nell'abitato di Grozzana, c'è anche un mezzo della polizia locale che sta facendo un po' diciamo il punto della situazione con i residenti, per vedere se ci sono situazioni di difficoltà. Li salutiamo, la polizia locale che quindi sta andando a vedere se ci sono problemi ovviamente con auto, abitazioni. Qui però insomma si è un po' più avvezzi a situazioni del genere, quindi il sale davanti alle abitazioni e l'eventuale pale in azione per mettere a posto diciamo la percorribilità sui passi carrai è un po' più d'uso ovviamente da parte delle persone che vivono qui. Vi regalo questa visuale e vi lascio alla vostra discussione dal Carso Triestino, da Grozzani in particolare, è tutto. Grazie, grazie Marco Stabile per le immagini e il racconto di questa mattinata di neve, soprattutto sul Carso. In città non si è attaccata la neve, però chi dopo percorre pochi metri verso l'altopiano può trovare questo panorama, che vedremo quanto durerà in virtù anche del bel tempo, sebbene le temperature siano comunque attorno allo zero, quindi forse può anche mantenersi. Torniamo alla telefonata del signor Gino De Gavardo per una risposta su quelle che sono le domande che ha fatto. Allora, partiamo dall'acqua marina, sì, che si trova in una zona demaniale che attualmente è in concessione al comune. La concessione va assolutamente rinnovata e possibilmente anche prolungata per un periodo lungo. Scade nel 28? Può essere, no, 27? Mi pare che scada anche prima, ma va assolutamente, la priorità, parallelamente alla demolizione totale dell'acqua marina attuale, è quella del rinnovo della concessione, per poi poter partire con tranquillità con i lavori e eventualmente con un investimento del privato parallelo a quello pubblico, quindi con questo che in termine tecnico viene chiamato project financing. E, per quanto riguarda invece il Porto Vecchio, è stato strutturato, il Porto Vecchio è un'area enorme, ettari e ettari di terreno, per cui è stato strutturato in 4 aree, un'area che dovrebbe essere più considerata, chiamata area moli, quindi un'area che dovrebbe essere più dedicata al turismo, alla nautica, un'area ludico-sportiva, un'area direzionale, quindi quella dove dovrebbero inserirsi gli uffici della regione, e poi un'area museale
dedicata quindi alla cultura. Nell'area direzionale potrebbe esserci sicuramente spazio anche per attività di produzione di alta qualità, di produzione ad alta tecnologia, quindi una produzione probabilmente legata alla ricerca. È evidente che all'interno del Porto Vecchio si può comunque fare produzione, però deve essere una produzione di altissimo livello, di alta qualità. Quello che sicuramente non si può fare in Porto Vecchio sono i centri commerciali. Per quanto concerne la residenzialità, è opportuno che ci sia qualcuno che anche viva all'interno del Porto Vecchio, perché in questo modo qui di notte la zona non viene lasciata abbandonata a se stessa, ma c'è comunque vita anche di notte, e la vita chiaramente dà la sensazione anche di certezza, di sicurezza. Per quanto concerne invece Palazzo Carciotti, come dicevo all'inizio trasmissione, un edificio meraviglioso ma molto molto complesso da mantenere e da ristrutturare. La parte che si affaccia al mare era la parte abitativa, ma poi nel retro c'erano gli uffici e anche i magazzini, per cui anche dal punto di vista architettonico è una struttura difficile. So che c'erano state delle trattative anche con Cassa Depositi e Prestiti per fare una permuta. Il Comune di Trieste sarebbe interessato alla ex caserma di Via Rossetti per fare un polo scolastico. Ecco, si era proposta una permuta, uno scambio con Palazzo Carciotti. Questa idea però non è andata a buon fine. So che adesso ci sono degli interessi abbastanza concreti da parte di un grosso imprenditore italiano, per cui stiamo a vedere cosa succederà. Direi che la vendita di questo palazzo può essere chiaramente la soluzione ideale, e con l'obiettivo di creare una struttura ricettiva di altissimo livello, perché quello è quello che ci si aspetta da un palazzo con quel tipo di storia e di ricchezza. Anche la posizione l'aiuta. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Tanto mi congratulo con la consigliere comunale De Gavardo per la sua preparazione, perché veramente, ecco. Adesso però voglio dire una cosa, io ho qui 2,5 gradi fuori da casa mia, ieri nevicava anche qui da me, sì. Per cui io non farei tanti salti di gioia perché è arrivata la neve, perché le bollette del gas camminano, il contatore cammina, e le persone non riescono, non sanno neanche quando arriverà la bolletta, mi sembra a metà gennaio. Per cui non, queste temperature ci ha salvato la temperatura mite di ottobre, però oggi come oggi, insomma, io capisco che è Natale, o capisco che i bambini sono felici perché c'è la neve, però non tutti sono così. A me per esempio il problema delle 1000 euro di minima di pensione che ha detto Berlusconi che nei 5 anni lo faranno, sono felice per quelli che la riceveranno, però a me intanto hanno tagliato il 40-60% della pensione di mio marito. E allora facciamo un 2 conti in tasca a tutti quanti. Gli anziani che adesso incombe l'influenza stagionale, anche ho fatto la vaccinazione, ma me la sono presa lo stesso a metà novembre, ecco, a stare con 18 gradi in casa, chi sta in un condominio è riparato da una parte all'altra, sotto, il condomino sopra, sopra, e tutte queste cose qua. Io abito in una casa e per avere 18 gradi in casa devo mettere, non ci arrivo mai, sono 17 qualcosa e vanno su. Per cui non farei tante esclamazioni di contentezza sulla neve sul Carso. Grazie. Grazie signora, sì, diciamo che la contropartita di uno scenario natalizio e innevato è il freddo, e in questo momento freddo vuol dire riscaldarsi, e riscaldarsi vuol dire pagare di più di prima, proprio perché le bollette sono assolutamente aumentate, quindi sicuramente la signora ha evidenziato un qualcosa di importante.
Ha ragione, la signora ha perfettamente ragione, ha tutta la mia comprensione, capisco perfettamente la sua posizione e mi rendo conto che in questo momento, a causa dell'aumento delle bollette, tantissime famiglie vivono in difficoltà e più di qualcuno deve decidere se alzare di qualche grado il riscaldamento o comprare un regalo di Natale. Questo mi rendo perfettamente conto, mi dispiace di questa situazione. Purtroppo il problema energetico in Italia è un problema evidentemente è stata una priorità trascurata. Abbiamo per troppo tempo ci siamo appoggiati all'acquisizione di gas estero, non abbiamo sviluppato una strategia energetica opportuna e adesso ne stiamo pagando le conseguenze. Mi auguro che questa lezione serva all'Italia a capire che è assolutamente fondamentale differenziare dal punto di vista energetico e anche essere più autonomi possibile, perché non si può trascurare un aspetto così importante per la vita del nostro paese. Abbiamo ancora una telefonata di questa prima parte di trasmissione. Buongiorno. Buongiorno. Prego, ci dica. Volevo dire, visto che i nostri parlamentari europei non avevano altro dove mettere le banconote, hanno preso un sacco. Voi avete un sacco dove mettere le banconote? No, io... per le mazzette? No, noi no, non credo. Volevo dire per dire la battuta, no? Sì, chiaro, l'avevo intesa. I parlamentari nostri e quelli europei, agli altri paesi anche, non è solo gli italiani, e avevo bisogno di un sacco per mettere il banconote, non la valigetta 24 ore perché troppo pochi era, hanno cercato un sacco per mettere dentro. Il sacco di Babbo Natale. Così, ecco, bravo, un sacco di Babbo Natale, il Babbo Natale che portava un sacco. Ma perché non ci prenderebbe queste persone qua? Metterle in galera e finché finisce la sua vita, con la mazzola per spaccare pietre, sempre. Ecco. Finché va a Sant'Anna, o cagato vostro che in giro per il mondo, non ammazzarli, perché ammazzarli no, non siamo così, no, vabbè, sì. Ma metto la mazzola a meno di 10 kg, vabbè, i lavori socialmente forzati. Utili, chiamiamoli così per non dire forzati. Grazie Antonio, è chiaro che questa ennesima situazione di corruzione allontana tantissimo la gente dalla politica, a maggior ragione quando poi in un organismo come quello europeo, che si è sempre distinto per la necessità di un dialogo aperto fra i paesi, di trasparenza, di tante buone pratiche, esatto, sì. Quando emergono situazioni di questo tipo, non che se altrove non succede è meglio o è peggio, però ci sono luoghi dove l'esempio va dato con maggior forza. Assolutamente, sono completamente d'accordo con te. Poi poco importa che siano di un partito politico piuttosto che di un altro, è proprio l'esempio. Queste persone dovrebbero rappresentarci e dovrebbero lavorare per il bene della collettività e purtroppo qualche volta non è così. Non generalizziamo però, perché ci sono tantissime persone che veramente fanno questo lavoro con serietà, con impegno e con responsabilità. Purtroppo qualche volta capita qualche inciampo e questo è uno di quelli sicuramente. E vedremo poi dove porterà l'inchiesta, perché ci saranno sicuramente delle conseguenze. Grazie Caterina De Gavardo per essere stata con noi. Grazie a te, grazie a voi. Buona giornata e buon Natale. Buona giornata e buon lavoro. Caterina De Gavardo, noi ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Bene, riprendiamo la nostra diretta in compagnia di Roberto Giurastante, presidente del Movimento Trieste Libera, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Si è portato un bel tomo dietro, dopo lo commentiamo, è il Trattato di Pace, certo, giusto? È il Trattato di Quante Pace pagine? Del 1947, questo è il trattato originale, quindi nella versione inglese, francese, italiana. Ah, è trilingue, per Italia, esatto, e poi russa.
E quindi Vabbè, tante, insomma. sono centinaia e centinaia di pagine, diciamo. Allora, dopo Però è parleremo. utile, utile, me lo sono portato anche per fare vedere che comunque stiamo parlando di una questione che è estremamente complessa, ma che però bisogna studiarsi bene questo trattato per poter esprimere giudizi. Abbiamo sentito molte volte interventi, soprattutto dai politici, da parte dei politici locali e non solo. Italiani molto molto approssimativi o addirittura completamente fuorvianti, perché si capiva proprio che o non si erano letti il trattato di pace o che non lo avevano proprio capito, perché stavano dicendo esattamente l'opposto e continuano a dirlo di quello che il trattato stabilisce a tuttora, ad oggi, ok, e la sua validità non è mai stata messa in discussione da nessuno. Quindi ecco perché è utile dire: guardate, fatevi un ripasso sul trattato di pace, che è meglio prima di Ok, parlare. dopo lo affrontiamo. Prima però le volevo chiedere, Giurastante, anche perché era emerso proprio in questa trasmissione qualche settimana fa, a che punto sono le cause che vi vedono partecipi, o perché le avete, diciamo, indette, o perché voi vi siete fatti parte, diciamo, chiamate in causa dopo che mi ripeto la sigla, IPR IPR-FTT, che FTT. è l'agenzia di rappresentanza internazionale del Territorio Libero di Che ha Trieste, che ha avviato. avviato appunto le cause di accertamento fiscale, ad oggi sono tre, proprio chiedendo che venga rispettato il trattato di pace e che vengano applicate immediatamente le leggi, le leggi italiane, peraltro, e la stessa Costituzione italiana riconosce il trattato di pace, le leggi italiane che appunto sono state fatte in esecuzione del trattato di pace, che riconoscono quindi tutti i nostri diritti, a partire naturalmente da quelli che riguardano in questo caso le tasse che noi abbiamo sollevato, e in questo momento ovviamente possiamo ben capire, ed è sotto gli occhi di tutti, vista la situazione economica, quanto è importante avere immediatamente l'applicazione di queste leggi e l'attuazione di questi nostri diritti fiscali, che prevedono appunto una separazione del bilancio del nostro Stato, del territorio libero di Trieste e del suo porto franco internazionale, da quello italiano, che non c'entra nulla con noi. Le cause sono tre, una sull'IVA, giusto? Sì. Poi c'è la causa sul porto, giusto? E Esatto. quella invece fiscale, E quella l'accertamento fiscale dell'accertamento generale, che fiscale. è la prima causa che In ordine di è tempo. stata promossa dall'IPR-FTT, con l'adesione del Movimento Trieste Libera, che si è associato a questa causa e anche alle altre, e poi con l'adesione di centinaia di cittadini e imprese. Ad oggi siamo circa 1.100 complessivamente nelle tre Nelle cause. tre. La prima causa, che è questa, ha portato la questione fino alla Cassazione, in quanto abbiamo avuto un rigetto in primo grado e poi in secondo grado in appello. Abbiamo impugnato le sentenze, siamo andati quindi in Cassazione. La Cassazione quest'anno a sezioni unite ha respinto il nostro ricorso, ma ovviamente noi avevamo già in partenza confermato che avremmo impugnato fino all'ultimo grado di giudizio, per poi adire anche alla giustizia internazionale. E nel caso in cui non ci fossero stati riconosciuti questi diritti, che sono diritti, ripeto, in vigore stabiliti dal trattato di pace, quindi a tutt'oggi validi, abbiamo quindi impugnato anche la sentenza di Cassazione. Ma prima ancora di andare ai tribunali internazionali, ne abbiamo chiesto la revocazione, perché al termine di questo primo procedimento abbiamo dovuto vedere appunto che ci sono delle interpretazioni politiche da parte dell'autorità giudiziaria italiana che non possono essere sostenibili e non possono essere, quindi portare a delle sentenze valide. Abbiamo voluto mettere di fronte anche la Cassazione alle sue responsabilità per ricondurre la questione nei solchi del puro diritto. Quindi qui non c'entra niente la politica, la giustizia deve fare giustizia, deve rispettare anch'essa la legge. Quindi siamo in attesa ora dell'udienza, della fissazione dell'udienza della nuova causa in Cassazione, e nel frattempo Non avete una data.
Non abbiamo ancora una data, abbiamo presentato il ricorso per evocazione comunque recentemente, diciamo circa 3 mesi fa. E per quanto riguarda invece la seconda causa che è stata promossa dall'IPRFTT, la causa per l'esenzione dell'IVA, dopo aver avuto un rigetto in primo grado, anche questo immotivato con sentenza sempre di carattere politico. Non riconduceva alla competenza, giusto? No, in questo caso la sentenza più o meno le sentenze sono sulla stessa falsariga, perché sembra una interpretazione da parte dell'autorità giudiziaria su vizio di forma? Su un'interpretazione da una parte per quanto riguarda la giurisdizione, e in questo caso questo reintervento della Cassazione. La Cassazione ha ritenuto alla fine di non avere competenze, quindi non essere fuori giurisdizione. Per quanto riguarda la causa IVA, il giudice invece si è espresso nel merito, ma con una sentenza che è in violazione di legge, lo possiamo dire senza alcun problema e senza timore di essere smentiti. In quanto fa propria tesi politiche che non c'entrano nulla con i diritti che noi abbiamo, di cui noi abbiamo chiesto rispetto. In questo caso si sta parlando mentre la prima causa riguardava tutte le tasse, in questo caso si parla dell'esenzione dell'IVA. L'esenzione dell'IVA è dovuta in quanto l'IVA si può imporre solo sul territorio dello Stato italiano e quindi per poterla imporre il territorio di Trieste, cioè il territorio libero di Trieste, deve essere sotto sovranità della Repubblica Italiana. Okay. Non lo è, noi lo abbiamo dimostrato il giudice in questo caso ha ritenuto invece che Trieste si trovi sotto sovranità italiana senza poterlo dimostrare. Quindi andiamo anche in questo caso in appello e l'appello che è stato rinviato per motivi tecnici proprio in questo mese di dicembre, perché l'udienza doveva essere qualche giorno fa, e quindi siamo in attesa della fissazione di nuova udienza. Sì, pensiamo a gennaio, sarà fine gennaio o febbraio, inizio di febbraio. La terza causa, ma che in questo momento probabilmente sarà molto considerata a livello internazionale, visto che riguarda il porto franco internazionale di Trieste, si doveva avere l'udienza il 6 dicembre, e in questo caso è stata sempre per motivi tecnici del tribunale, rinviata a metà gennaio, se non mi sbaglio il 16 o 17 gennaio. Ok, quindi rinviate IVA e porto. Dobbiamo andare in pubblicità, poi entriamo un po' più nel merito. A tra poco. Riprendiamo la nostra diretta con Roberto Giurastante, presidente del Movimento Trieste Libera. L'ultima che ci ha menzionato delle tre cause è quella sul porto, che è al primo grado di giudizio, cioè deve attendere la sentenza del primo grado. E abbiamo detto è stata rinviata più o meno a gennaio, insomma al prossimo mese. È rinviata a gennaio, quindi a breve, ma essendo appunto questa causa ancora in attesa di udienza e in primo grado, c'è ancora la possibilità di aderire, quindi l'adesione in questa causa è importante. Perché? Perché con questa causa noi stiamo difendendo non solo i diritti al libero utilizzo del porto franco internazionale di Trieste da parte dell'intera comunità mondiale, stiamo difendendo i diritti di Trieste ad avere il suo porto franco internazionale, stiamo difendendo i diritti dei cittadini di Trieste, del territorio libero di Trieste, a vedere applicate finalmente le leggi che riconoscono la fiscalità separata da quella dello Stato italiano, perché questa è agganciata all'esistenza stessa del porto franco internazionale di Trieste. Meglio ancora, per far capire, noi non riuscissimo ad avere da parte del Tribunale di Trieste la conferma dell'esistenza, quindi dell'attuale esistenza del porto franco internazionale, cioè se il giudice dovesse respingere il nostro ricorso, allora a quel punto verrebbe messa realmente in discussione
l'attuale esistenza del Porto Franco Internazionale di Trieste, e quindi il problema sarebbe per gli operatori che adesso sono nel porto e possono utilizzare in questo momento alcuni dei vantaggi fiscali che sono appunto stabiliti dal trattato di pace, cioè i punti franchi per esempio. Allora, o esiste il Porto Franco Internazionale di Trieste, come noi diciamo e affermiamo con il nostro ricorso, con la nostra causa, o non esiste. Se esiste il Porto Franco si possono utilizzare i vantaggi fiscali del Porto Franco Internazionale. Se non esiste, allora a quel punto non si possono più utilizzare i vantaggi fiscali, per tutti, non solo per alcuni. Sì. Ed è una questione di diritto importante, ma per capire come sia oltretutto impossibile andare contro il trattato di pace, e questo vale per questa causa, ma anche per le altre due cause. E il Porto Franco Internazionale, spesso si fa confusione, si dice che si possono utilizzare i suoi vantaggi, in particolare quelli stabiliti dall'allegato ottavo. Almeno io l'ho sentito dire molte volte da parte dei politici che vengono anche in questa trasmissione, o anche da parte dei sindacati che chiedono che vengano estesi i punti franchi del porto che sono stabiliti dall'allegato ottavo. Attenzione, il Porto Franco Internazionale è costituito però in base allo statuto permanente, allo statuto provvisorio che è l'allegato sesto del Trattato di Pace, in base all'articolo 34 dello statuto provvisorio, e quindi che è applicato. Questo che è applicato in base poi all'allegato ottavo del Trattato di Pace, che norma quindi il regime provvisorio del territorio libero di Trieste e l'amministrazione del Porto Franco Internazionale di Trieste. Il Porto Franco Internazionale di Trieste è riconosciuto quindi in base allo statuto permanente, quindi l'allegato sesto all'articolo 34, e all'allegato ottavo che ne stabilisce l'esistenza quale ente di Stato del territorio libero di Trieste. Quindi l'allegato ottavo stabilisce che il Porto Franco Internazionale può esistere solo se esiste il territorio libero di Trieste. Quale Stato? Il territorio libero di Trieste esiste in base all'articolo 21 appunto del Trattato di Pace. Ora, stabilito questo, è un po' difficile dire io posso utilizzare quello che mi pare del Trattato di Pace, cioè un pezzo dell'allegato ottavo, una parte dell'allegato sesto, ma alla fine chiedo per me i vantaggi fiscali, solo per me i vantaggi fiscali che spettano invece all'intera comunità mondiale. No, bisogna che ci sia una certezza di diritto per tutti. Questa certezza di diritto viene stabilita solamente, affermata solamente dal pieno rispetto del Trattato di Pace, dal pieno rispetto del Trattato di Pace che stabilisce appunto con l'allegato ottavo come si deve gestire e amministrare il Porto Franco Internazionale di Trieste, che è il porto del territorio libero di Trieste. Quindi al porto i suoi vantaggi, e che sono quelli poi per tutta la comunità internazionale, per chiunque opera all'interno del porto. I punti franchi però, attenzione, non possono essere cessati o spostati. Mm-hmm. I punti franchi possono essere solamente istituiti, possono essere istituiti altri, oltre a quelli esistenti, in caso di necessità, ma vediamo ad esempio quanto sta accadendo nel Porto Vecchio, previo utilizzo dell'intero porto di Trieste, dell'intero Porto Franco. Mm. Cioè, noi abbiamo assistito invece a delle operazioni speculative, stiamo assistendo a tentativi di operazioni speculative con cui addirittura la politica italiana, che non ha competenza per gestire e amministrare Porto Franco Internazionale di Trieste, ha cercato e sta cercando di chiudere Porto Vecchio per urbanizzarlo. Sì. E al posto dei punti franchi nel Porto Vecchio li si spostano all'esterno del porto. Questo non si può fare. Io, Santi, l'interrompo per una telefonata, poi c'è anche una mail su questo argomento. Buongiorno. Buongiorno. No, buongiorno alla redazione, buongiorno a tutti gli ospiti e a tutti i telespettatori di Tele4. Prego. Ecco, io volevo porre questa domanda, gentile ospite, giurastante. Sì.
Allora, giustamente il giurastante parla di diritto, diritto internazionale, diritto nazionale, leggi e regolamenti, niente da eccepire. Però quello che non riesco a capire è come mai un sindaco che è stato eletto da una piccolissima parte dei triestini si muova con una certa disinvoltura in spregio alle leggi che il giurastante menziona. Questo è importante perché se noi vediamo adesso l'ultima idea, quella del sindaco, quella di porre loro via, non è nient'altro che, a mio parere, una manovra per rendere inutilizzabile l'area del porto Franco Vecchio, porto Nord, no? Ecco, grazie per la risposta. Prego, giurastante. Ha perfettamente ragione. Allora, come dicevo, si stanno facendo delle operazioni speculative per cercare di eliminare il porto Franco Nord intero. E lo si fa come? Stanno cercando di farlo come? Con interventi di speculazione immobiliare e quindi interventi di urbanizzazione. Questi interventi sono contro legge, assolutamente contro legge. Il Comune di Trieste non ha alcuna autorità per intervenire all'interno del porto di Trieste e l'autorità portuale non ha alcuna autorità per trasferire al Comune di Trieste alcuna competenza per la gestione del porto Franco Nord, cosiddetto Porto Vecchio. Il progetto dell'Eurovia è solamente un tentativo per mettere le radici a questa occupazione illegittima, contro legge e oltretutto e far intervenire anche a proprio favore investitori internazionali che però vanno anche andrebbero a rischiare i loro capitali perché si associerebbero ad un'operazione illegale, ma oltre a questo anche ottenere finanziamenti pubblici per andare appunto a costruire all'interno del porto in violazione del trattato di pace, in violazione del regime del porto franco internazionale di Trieste. E si sta esponendo a questo punto anche la stessa Unione Europea. Mettiamo il caso che vengano assegnati fondi stabiliti dall'Unione Europea per gli aiuti agli stati per l'emergenza economica in corso e quei fondi vengano destinati a interventi edilizi nel porto vecchio di Trieste, questa sarebbe una truffa ai danni dell'Unione Europea, della stessa Unione Europea. Mm-hmm. Dovrebbe intervenire lo stesso, per intenderci, Olaf, l'Ufficio Europeo per la lotta antifrode, contro chi ha autorizzato l'utilizzo di questi soldi all'interno del porto di Trieste per questi progetti. Quindi attenzione, si sta anche rischiando di mettere in difficoltà l'intero Comune di Trieste con queste operazioni speculative immobiliari disinvolte. Ma proprio su questo aspetto noi ci ricordiamo, e penso che parecchi di noi, anche tra chi ci segue, se lo ricorderanno, che questa operazione, quella che si sta facendo nel Porto Vecchio, era stata, che da noi fin dall'inizio, cioè la famosa sdemanializzazione dell'epoca senatore russo, era stata contestata fortemente dallo stesso attuale presidente della regione Fedriga, il quale l'aveva definita in Parlamento al momento quell'emendamento, all'atto della votazione, lo aveva definito una truffa, perché si andava appunto a intervenire in un'area sottoposta a una tutela internazionale dove appunto lo Stato italiano non poteva fare nulla. Bene, e noi siamo perfettamente d'accordo con quell'interpretazione di Fedriga, solo che ci pare che poi lui abbia cambiato idea, perché sembrerebbe adesso appoggiare quella che lui aveva definito una truffa. Ecco, le cose non si possono fare così, non ci si può muovere come sta facendo la politica italiana, cambiando posizione disinvoltamente, pensando che tanto nessuno si accorga di quello che è stato detto prima e di quello che si sta facendo adesso. Toccare il porto franco internazionale, come sta cercando di fare in questo momento il Comune di Trieste, cioè entrare nel Porto Franco Internazionale di Trieste per urbanizzarlo, è un reato. E quindi per questi interventi ci sono poi delle spese da pagare, non di poco conto. L'intangibilità del regime del Porto Franco e quindi dell'intero Porto Franco Internazionale di Trieste è garantita
dal trattato di pace ed è garantita dagli stati che hanno firmato il trattato di pace. Quindi stiamo cercando di far ragionare oltretutto anche con le nostre cause, tutti per far capire che c'è la possibilità di uscire da una situazione che sta diventando sempre più imbarazzante e diventerà anche molto critica per il governo italiano e per lo Stato italiano se non vengono modificati questi interventi e se non si cambia atteggiamento. Dura Santarea, dobbiamo andare in pubblicità, breve pausa, poi torniamo di nuovo in diretta fino alle ore 10 senza altre interruzioni. A tra poco. La mail. Prendiamo la nostra trasmissione, 9:36 minuti di lunedì 12 dicembre, con Roberto Giurastante, presidente del Movimento Trieste Libera. C'è una mail che volevo leggerle. La mail dice: mi sembra che alla BAT Tobacco è stato concesso il regime fiscale del territorio libero di Trieste o no? Allora, è stato concesso, per la BAT, per insediamento della BAT, sì, è stata concessa la realizzazione di un punto franco, cioè all'azienda è stato consentito di operare in regime di punto franco e quindi è una dimostrazione dell'estensione dei punti franchi. Ma come dicevo prima, i punti franchi possono essere estesi anche al di fuori del limite del porto, quindi dei confini del porto, ma sempre fermo restando che non possono essere eliminati e soppressi gli altri punti franchi e sempre fermo restando anche lo sfruttamento dell'intero porto prima di estenderli all'esterno del porto. E cosa che in questo momento non sta accadendo, basta ricordiamo appunto, ritorno sul discorso Porto Vecchio. Ma da considerare comunque che sì, è possibile quindi estendere i punti franchi, ma perché sia regolare questo intervento e questa concessione è necessario che vengano rispettati i criteri vengano rispettate le regole stabilite dal trattato di pace e quindi che l'autorità che concede il punto franco abbia il potere di rilasciarlo, di concederlo alle imprese. In questo caso dovrebbe essere il direttore del porto e non potrebbe essere il presidente dell'autorità portuale. Quindi diciamo che questa procedura è sicuramente contestabile, non è perfetta, quindi la concessione del punto franco alla BAT, e può essere considerata in questo momento provvisoria, quindi una concessione provvisoria in attesa che venga verificata e poi confermata dal direttore del Porto Franco Internazionale di Trieste quando questo verrà nominato, quindi il direttore... è nominato in base al trattato di pace. E chi lo deve nominare? Verrà nominato dal comitato dalla commissione che dirigerà il porto franco internazionale di Trieste, ma il direttore del porto verrà nominato su indicazione comunque delle Nazioni Unite, quindi ci sarà comunque un intervento superiore per la conferma di quanto previsto fatto finora nel porto di Trieste dai predecessori. Il presidente dell'autorità portuale in questo momento non ha l'investitura per poter dirigere il porto franco internazionale di Trieste. Ora, noi speriamo naturalmente che non ci siano conseguenze e danni per quanto economici per quanto sta accadendo, però procedere in violazione del diritto, e in questo caso che è stabilito dal trattato di pace, può portare grosse complicazioni per il futuro. Quindi le concessioni devono essere fatte, sì, ma devono essere fatte nel rispetto della legge. Quanti paesi esteri sono interessati a questa situazione qua? Allora, i paesi che sono interessati al porto di Trieste, tutti direi, a livello internazionale. Il porto di Trieste in questo momento ha anche una funzione particolare perché viene già inserito, possiamo dirlo, nel progetto dell'iniziativa dei Tre Mari, che è un progetto di sviluppo
strategico che, è stato, che viene sostenuto dagli Stati Uniti per la stabilizzazione dell'Europa centrale e anche per lo sviluppo economico dell'Europa centrale, ovvero i paesi che ne fanno parte sono in pratica i paesi dell'ex impero austro-ungarico, i paesi dell'ex impero austro-ungarico che è più i paesi baltici, che appunto avrebbero quindi Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Ungheria, Romania, Lituania, diciamo l'area dell'Europa centrale, Polonia, che appunto avrebbero in questo progetto un forte sviluppo economico che è determinato appunto dalla presenza e dai traffici determinati dai porti che si trovano dal Baltico al Mediterraneo, al Mar Nero. Il porto di Trieste è l'unico porto inserito nel progetto dei tre mari, il porto principale inserito appunto per quanto riguarda il Mediterraneo e quindi l'Adriatico. Quindi è evidente che diventa sempre più strategica la posizione di Trieste, del porto franco internazionale di Trieste, che viene sfruttato proprio per il suo status giuridico. Quindi è chiaro che per arrivare a questo è necessario rimettere a posto le cose, e quindi rimettere a posto le cose significa, come dicevo prima, intanto partendo dalla direzione del porto, deve essere nominato il direttore deve avere i pieni poteri, il direttore che naturalmente avrà rappresenterà il porto franco internazionale di Trieste, avrà l'appoggio del governo amministratore del territorio libero di Trieste e quindi potrà svolgere le sue attività senza le sue funzioni, senza, senza contestazioni. Abbiamo una telefonata, buongiorno. C'è nessuno in linea? Pronto? Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Lo dica il suo amico là, no? Che parla, no? Sì. E si è reso conto quante barche che vengono a Trieste, quante navi che vengono a Molo Quinto, quante navi che vengono a Settimo. Non avevo mai tanto traffico come adesso. Sì. Guardi, sarà meravigliosa. Guardi, è il nostro direttore, presidente Porto. Guardi, è meraviglioso. E guarda il servizio per Trieste. È l'unica persona che finora si è rotta le scatole per dare lavoro ai triestini. Capisci? Abbiamo lavoro per tutti gli stati dell'Europa, senza territorio libero Trieste. Vedi? Questa qua è la mia opinione. Viva Trieste e viva l'Italia, che nessuno interessa qua a Trieste. E neanche l'America. Quasi l'ente porto che funziona a dovere. Abbiamo un direttore dell'ente porto che è un tesoro. Un uomo da mirarlo, sono delle gente di lui, va bene? La ringrazio, arrivederci. Grazie, grazie. Beh, non so, allora su questo non, senza dovermi ripetere sui poteri effettivi del presidente, in questo caso dell'autorità portuale, perché non è direttore del porto secondo il trattato di pace, è un'altra cosa quella. Ma allora, io non contesto personalmente le sue capacità professionali, io dico solamente, noi diciamo che non è stato nominato regolarmente e quindi non può svolgere le funzioni di direttore del porto, perché già la sua nomina è una violazione del trattato di pace. Non può essere direttore del porto un cittadino italiano. Uno, per quanto riguarda le cose buone che ha fatto, possiamo anche pensare che fino al 2013 quasi nulla si sapeva o si faceva sul porto franco di Trieste. C'erano stati solamente blocchi. Poi siamo intervenuti con le nostre azioni, si è cominciata a risollevare la questione del territorio libero di Trieste e quindi anche del porto franco, dell'esistenza del porto franco internazionale di Trieste, però se io non mi ricordo male, il predecessore dell'attuale presidente D'Agostino, che era Marina Morassi, aveva infatti avviato alcune azioni proprio per lo sfruttamento del Porto Vecchio
ai sensi del trattato di pace, cioè per ridare, ridare finalmente al Porto Vecchio l'operatività quale Porto Franco Nord. E subito dopo aver fatto questo, mi sembra, è accaduto che lei è stata sostituita e che al posto della Monassi è arrivato Zeno D'Agostino, che aveva un certo appoggio politico di una certa parte. E quella parte che ha immesso Zeno D'Agostino però è quella che ha fatto poi la sdemanializzazione, cioè della serie. Allora, da una parte avevamo un presidente dell'autorità portuale uscente che riconosceva che il Porto Franco Nord, Porto Vecchio, doveva operare ai sensi del regime internazionale previsto. Il presidente entrante invece si associa alla sdemanializzazione fatta dal Partito Democratico, insomma, in definitiva, perché è un'operazione fatta all'epoca dal senatore Russo. Allora non mi sembra che abbia agito a difesa del porto di Trieste l'attuale presidente dell'autorità portuale. Ribadisco che comunque per poter avere pienamente garantito l'operatività del porto franco internazionale di Trieste, deve quanto prima essere risolta la questione della sua dirigenza. Fino a quando non ci sarà un direttore con pieni poteri, il porto non potrà, chi opererà nel porto non potrà avere concessioni certe, sicure, per chi viene a investire vuole avere delle concessioni di ultra decennali, non certo per 2-3 anni, ok? Non potrà avere concessioni certe e sicure, perché potrebbero essere revocate appena si rimette, appena viene ripristinata la legalità. Quindi è utile per tutti farlo il prima possibile. Su questo argomento, qual è la posizione di quelli di coloro i quali operano nel porto? Non conosciamo molto la posizione di quelli che operano nel porto. Diciamo che io penso che si adeguino semplicemente a quello che in questo momento si trova. Quindi chiaramente non abbiamo visto nessuno che si sia sbracciato per risolvere degli operatori portuali, per risolvere appunto proprio questo nodo fondamentale, che è quello della nomina del direttore. Certo, loro diranno spetta al governo e noi non possiamo intrometterci, certo è che se non si risolve questo, poi le cose non potranno certamente migliorare. Quindi o si ha la piena certezza che si è diretti da un'autorità che ha pieni poteri, oppure si vivacchia, si spera che possa andare avanti così per più tempo possibile. Siccome le cose tendono a cambiare anche a livello internazionale, come ricordavo, i progetti come il progetto, come l'iniziativa dei Tre Mari vanno avanti, non si potrà andare avanti per molto con questa che alla fine è una finzione. Cioè, da una parte si sostiene che il porto di Trieste, chi appunto sta lavorando adesso nel porto di Trieste lo saprà bene, si sostiene che il porto di Trieste è un porto italiano, e dall'altra parte però si vogliono sfruttare i diritti fiscali, le agevolazioni fiscali del porto franco internazionale di Trieste, che non è un porto italiano. Quindi o l'una o l'altra. Se il porto di Trieste è un porto italiano, ha il suo presidente giusto, Zeno D'Agostino, presidente dell'autorità portuale. Se il porto di Trieste invece è un porto franco internazionale, come stabilisce il trattato di pace, il porto franco internazionale deve avere un direttore che non è italiano. Ok, benissimo. Fino a che non si risolve questo aspetto della questione, ci saranno solo incertezze per il futuro. E d'altra parte sarebbe utile ricordare anche che la questione riguarda pienamente, come avevo già accennato prima, molti paesi che comunque hanno interesse a sviluppare economicamente le loro attività. C'era poi il discorso della Cina con la Via della Seta, no? Che aveva in qualche modo coinvolto anche in questo caso il porto. Esatto, e la Cina non ha mai rinunciato alle proprie ambizioni di sviluppo nel porto di Trieste, anzi vorrebbe probabilmente averne il pieno controllo. E anche questa è una delle cose che noi abbiamo messo in evidenza proprio nella causa per il porto, nella causa per la difesa, direi, del porto franco internazionale di Trieste,
perché le iniziative internazionali in questo momento stanno proseguendo in maniera sempre più rapida e queste iniziative vedono l'intervento di grossi paesi come la Cina ed altri. Questi paesi non hanno tempo di aspettare che la politica italiana risolva questi problemi aperti da decenni. E vogliono avere rapidamente risposte. Queste risposte possono arrivare solamente una volta che si sgombra il campo da ogni incertezza, da ogni equivoco e si ripristina la legalità. Però permettete di ricordare, io torno sempre su quel punto, finché qui si continua a dire che il Porto Vecchio può essere trasformato in una cittadella, cioè in una città, e può diventare parte del comune di Trieste, non è possibile dare risposte serie agli investitori internazionali. Però quello non potrà essere più porto. Perché quello non potrebbe essere più porto, perché verrebbe sottratto al Porto Franco Internazionale di Trieste. Ma questo determinerebbe però anche la cessazione del Porto Franco Internazionale di Trieste. Dello stato di porto. E dello status, perché non può esserci solo una parte del Porto Franco. A quel punto sarebbe ovviamente obbligatorio l'intervento delle Nazioni Unite, degli amministratori primari, degli Stati Uniti, del Regno Unito e degli altri paesi che il Porto Franco di Trieste lo vogliono utilizzare sul serio. Cosa estrapoliamo oggi da quello che secondo lei sono state le inesattezze dette dalla classe politica in virtù del fatto che oggi si è portato il trattato di pace? Beh, io direi che tra le tante cose che cioè, noi... quali principalmente secondo lei sono le contestazioni che si possono fare? Io ho sentito... Di tutto, sì, cito, lo di tutto. Io vorrei cito una cosa che mi ama un po', perché si sta facendo anche molta confusione su questo, perché riguarda non solo il porto, ma riguarda anche il territorio, l'intero Stato, il territorio libero. La neutralità, ad esempio, che è una delle cose che sono stabilite, certo, dal trattato di pace, la neutralità e la demilitarizzazione del territorio libero di Trieste. Perfetto. Quindi questo dice infatti il trattato di pace. Noi abbiamo sentito però politici che hanno presentato anche interventi, interrogazioni, appunto perché ne chiedono l'immediata attuazione ai sensi appunto del trattato di pace, e dimenticandosi però che questo vale solo se esiste il territorio libero di Trieste. Cioè, le due cose non si possono dividere. Cioè, se il territorio, se Trieste non è stato indipendente, territorio libero, allora non è più un territorio neutrale, non è uno stato neutrale. Allora, il trattato di pace afferma sì che c'è demilitarizzazione, ma intendiamoci anche su questo, del territorio libero. Cosa significa? Significa che il territorio libero di Trieste non può avere forze armate, non può avere forze armate in quanto è uno stato demilitarizzato, è neutrale, quindi è neutrale, non può prendere parte a conflitti e quindi non esprime opinioni. Per esempio noi, pur essendo, siamo una rappresentanza come IPR che agisce all'estero, in rappresentanza del territorio libero di Trieste. Non prendiamo posizioni sulla guerra in Ucraina, perché non è una nostra, non è di nostra competenza, ma il territorio libero di Trieste non può intervenire su queste cose. Demilitarizzazione, la demilitarizzazione significa che però il territorio libero non è indifeso, non può rimanere indifeso. Demilitarizzato perché non ha proprie forze armate, la sua difesa è garantita dalle Nazioni Unite. Dalle Nazioni Unite o dagli amministratori provvisori a cui le Nazioni Unite hanno dato il mandato di amministrare il territorio libero di Trieste. Quindi la presenza di polizia ed esercito in questo caso è giustificata. È giustificata, in questo caso il governo degli Stati Uniti e del Regno Unito, che avevano infatti regolarmente durante il governo militare alleato le proprie truppe a Trieste e nessuno gliel'aveva contestato, okay, in funzione di amministratore. Perché erano amministratori del territorio non libero di Trieste. Non di parte non, del... Esatto, ho capito. E poi il successore dei governi, degli amministratori primari, col memorandum di Londra, è diventato il governo italiano, che ha quindi il compito di garantire anche la difesa del territorio libero di Trieste e la sua neutralità, la difesa con le proprie forze armate, ma in questo caso in funzione di truppe NATO, in quanto l'Italia fa parte della NATO, e quindi questo è il questo è diciamo lo strumento di difesa del territorio libero di Trieste.
Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno a lei e anche al suo ospite. Prego. Sono Elisabetta, volevo ringraziare il suo ospite perché veramente ha spiegato le cose molto molto bene, le cose che io non sapevo. Io mi considero una cittadina triestina perché sono figlia di un inglese, di un ufficiale inglese, e probabilmente il signore saprà, ma un suo collega non sapeva. A noi, quando è venuta l'Italia, che eravamo cittadini britannici o americani, non hanno dato la cittadinanza italiana, se l'hanno rifiutata. Infatti io quando sono tornata nel 68, nel 69, sono tornata a Trieste, ho dovuto fare domanda al posto che avevo trovato, avevo dovuto fare a Roma domanda per farmi lavorare. Noto che nel 48 ero nata a Trieste, da mia mamma era triestina e mio padre era inglese. Per cui tante cose la gente non sa, io proprio sulla mia pelle. Dopo naturalmente mi sono sposata con un ragazzo che era italiano e dentro l'anno ho avuto anche la cittadinanza italiana, ma non prima, okay. Adesso lavorano tutti, ma nel 68 non era così. Certo. Va bene, io volevo dire che siccome è molto interessante questa cosa del porto, parlo con il giornalista, sì. Se magari si può fare a ring un dibattito fra comune e anche il suo ospite o chi di dovere. Va bene, lo propongo. E arrivederci. Grazie, lo propongo perché ring è diciamo spazio di palinsesto che non mi compete, ma lo propongo assolutamente e quindi poi vediamo quali sono le possibilità della programmazione. Prego, Giurastante. E ancora una cosa, è interessante naturalmente quello che dice la signora appunto che riguarda la cittadinanza, sì. Appunto, e dovremmo approfondire anche con lei. E ancora una cosa per quanto riguarda appunto la demilitarizzazione e la questione armi poi in definitiva. Allora, anche qui probabilmente si è fatta, c'è confusione. Allora, si dice che non possono e transitare armi nel porto di Trieste, l'ho sentito dire più volte, cioè da armi da Trieste per destinazioni, altri paesi, paesi in conflitto. Allora, il problema è questo, il porto franco internazionale di Trieste è aperto a tutti gli scambi commerciali, quindi naturalmente scambi commerciali e legittimi, quindi di tutte le merci, benissimo, comprese le armi. Quindi su questo non c'è nessun divieto stabilito dal trattato di pace. Ovviamente deve essere tutto regolare, cioè certo. Dire non contrabbando. No, benissimo, chiaro. Ok, quindi vuol dire che il transito di armi che vengono che passano per Trieste e vanno a finire a un paese terzo, dove? Un altro paese, se è appunto regolare, regolarmente censito, sì. Fa parte delle attività del Porto Franco Internazionale di Trieste, tant'è che come merci quelle armi potrebbero rimanere anche in deposito nel porto di Trieste, quindi non c'è irregolarità su questo. La neutralità è una cosa appunto che riguarda il nostro Stato, appunto non può prendere posizione nelle guerre, quindi non può prendere parte ai conflitti, ok? Mm-hmm. Non può prendere parte ai conflitti, ma non si può vietare l'utilizzo del porto franco internazionale per il transito di tutte le merci, di qualsiasi merce. Allora, Giurastante, non abbiamo più tempo per poter approfondire altri argomenti perché ci manca poco meno di un minuto e mezzo. Quindi intanto la ringrazio per essere stato qui e aver dato conto soprattutto dell'iter delle cause perché c'era stato richiesto anche proprio in questa trasmissione qualche giorno, settimana fa, e perché talvolta vengono menzionate anche proprio a titolo di quella che è la strada che si sta facendo per arrivare alla risoluzione di queste cause a cui voi fate parte, e quindi ci serviva anche avere la tempistica. Poi magari ci riaggiorniamo proprio col mese di gennaio per vedere gli sviluppi. Quindi chiudiamo qui questa parte. So che con il trattato di pace potremo andare avanti ancora a lungo, però insomma per oggi diciamo abbiamo dato delle risposte. Grazie a lei, grazie buona a giornata voi. E buona giornata. Noi ci fermiamo qui con Sveglia Trieste e torniamo chiaramente domani mattina a partire dalle 7. Arrivederci a tutti, buona giornata. Buona giornata a tutti.